assistono a questa manifestazione, che è stata, diciamo, che mi auguro sia la prima di una serie di eventi che volevamo realizzare per promuovere un settore, che è quello del settore delle officinali, che in questo momento è particolarmente attenzionato, non solo attenzionato a livello nazionale, perché già nel 2018 è stata fatta una legge per il riordino del settore delle piante officinali, ma recentemente, proprio quest'anno, è stata fatta una legge regionale a cui abbiamo partecipato anche alla stesura. Questo significa che un poco questo settore, diciamo, è stato rivalutato non solo sotto dal punto di vista ambientalista, diciamo, naturalista. Le piante officinali sono a tutti gli effetti entrate in una dinamica economica molto, molto attenta, molto forte, soprattutto perché rientrano, nell'attenzione, non solo dei fitoterapici, quanto degli integratori alimentari e dei prodotti di fitocosmesi, che sono settori che stanno crescendo a doppia cifra. E questo in funzione del fatto che c'è un grosso ritorno alla naturalità, alle cure naturali. Questo però, tenete conto del fatto che una recente ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che circa il 40% dei farmaci attualmente in commercio hanno a che fare con le piante officinali e l'80% della popolazione mondiale in qualche modo usa quotidianamente qualcosa che attiene alle piante officinali e alle piante medicinali in particolare. Tuttavia, abbiamo notato che questo settore ha, diciamo, ancora difetta di una certa scientificità, per cui si basa molto su un discorso di marketing che è legato ad una tradizione non supportata dalla scienza. Allora, iniziative come questo volevano, come dire, evidenziare questo aspetto, cioè il fatto di dire: il settore degli integratori alimentari, dei cosmetici funzionali, dei nutraceutici in generale, dei superfood, dell'alimentazione funzionale, attiene alla materia medica. E come tale va trattato con scientificità, sia nell'ambito della produzione, quindi della filiera produttiva, sia nell'ambito della dispensazione. Questo era lo scopo dell'iniziativa che vogliamo lanciare oggi, e non a caso la lanciamo in un contesto come questo, in cui i corsi di laurea di chimiche e tecnologie farmaceutiche, il corso di laurea di scienze della nutrizione, il corso di laurea di medicina supportano la ricerca che stiamo conducendo nel nostro dipartimento e che vuole diventare punto di partenza, proprio elemento fondante di questo, come dire, della rivalutazione anche economica dell'intero settore delle piante officinali. Il fil rouge che seguirà questa manifestazione è quello proprio di dare una connotazione molto specifica per dimostrare come, nell'ambito di un aspetto molto specifico, che è quello della ricerca sull'infiammazione intestinale, che abbiamo scelto semplicemente perché oggi è un target patogenetico di molte malattie, anche alcune molto gravi, gli abbiamo dato una connotazione particolare che è storicamente una cosa a cui io sono molto affezionato, in quanto già da tempo stiamo conducendo una ricerca su quella che è il rapporto tra una disbiosi autistica, tipica dei bambini autistici, e l'aggravamento della sintomatologia autistica. Questo ci ha portato a dire: esiste la possibilità che c'è una correlazione tra disbiosi intestinale e malattie neurodegenerative, e questo ci diranno che evidentemente sarà così, e quindi poi il nostro scopo non è quello di curare le malattie neurodegenerative, ma di affrontare l'argomento legato all'infiammazione intestinale, con le conseguenze forse di migliorare quelle che sono alcune sintomatologie delle patologie neurologiche. Questa cosa l'affronteremo sotto vari punti di vista, sotto il profilo della ricerca scientifica sulla malattia neurologica, quindi sul rapporto disbiosi intestinale-malattia neurologica, su aspetti specifici legati come dire, alla mitigazione della disbiosi intestinale attraverso aspetti nutrizionali,
attraverso applicazioni di tipo nutraceutico, attraverso la ricerca che stiamo conducendo anche noi in questo settore e quindi anche a partire da quella che è l'uso tradizionale. Uso tradizionale che per noi diventa veramente un punto di partenza, ma un punto di partenza a cui dare valore scientifico. Questo è il fil rouge della giornata di oggi, che non poteva che iniziare con, come dire, il saluto e il benvenuto da parte dei nostri padroni di casa. Innanzitutto ringrazio la presenza di Patrizia Piro, che è innanzitutto una mia amica, e poi è prorettore dell'università con la delega al centro residenziale, che ha il giusto onere e onore di aprire questa sessione. Buongiorno, grazie al professore, colleghe, amico, il professore Giancarlo Statti. Mi complimento con lui, mi complimento con i colleghi al tavolo, il professore Marcello Maggiolini, la professoressa Sini Cropi, la professoressa Maria Luisa Panno, direttora del Dipartimento, e con tutti i convenuti. A dire la verità, io mi sento in prima persona di ringraziare voi anche per l'invito a questa iniziativa, per tanti motivi. Intanto, come dico spessissimo, perché queste sono iniziative che mi nobilitano come persona, perché il mio mestiere, io mi occupo, dico sempre, di acquedotti e fognature, più di fognature che di acquedotti, e quindi partecipare a queste iniziative è per me è un tentativo di nobilitare il mio animo, le mie occupazioni principali. E poi perché è un'iniziativa qui all'Ala Circolare, che non solo è un posto storico per l'università, ma ormai per molti di noi è un posto che vale molto di più di quello che può essere una memoria, perché qui abbiamo frequentato il nostro corso di studi, ci siamo laureati qui tra la circolare e la gialla, per cui ha un significato e un valore aggiunto che non è di poco conto. E non perché queste iniziative oltretutto sono veramente importanti, e consentitemi, ma questa è un'esperienza che sicuramente anche i miei colleghi vivrete e state vivendo sempre ormai da tanti anni, non è vero e non è la stessa cosa, non è semplice trovare all'interno nelle università, sicuramente sia italiane che europee, tante occasioni di confronto quotidianamente. Cioè nell'unica almeno ci sono almeno due o tre di queste iniziative giornaliere da parte di tutti i diversi gruppi scientifici, e la validità di queste iniziative ce lo conferma anche la nostra, diciamolo pure, la nostra bravura, mettiamola così, nel vincere progetti, nel partecipare a progetti competitivi di eccellenza e di vincerli come cordata Unical e come cordata all'interno dell'Unical. Perché questo è importante? Lo sforzo grosso che stiamo tutti quanti facendo, e ripeto, mi sento di parlare in maniera corale con i colleghi intorno al tavolo, ma anche con i colleghi presenti, è quello di coniugare sempre di più l'Università della Calabria con il territorio. Non solo adesso che a distanza di 50 anni moltissimi siamo laureati dell'Università della Calabria, ma questo è un segnale importante, cioè diciamo sempre, no, con il rettore, quanto l'università ha dato al territorio, ma quanto anche il territorio ha dato all'università. E quindi questa interazione fortissima, questo scambio, questo sforzo, questo tentativo quasi sempre riuscito di iniziative che coinvolgono il territorio, e credo che sia veramente quello che fa diventare la terza missione, parimenti della prima, la terza missione che è il trasferimento sul territorio, parimenti della prima e seconda missione, la didattica e la ricerca, è uno dei pilastri dell'università. E questo pilastro credo che si può coniugare solamente, si può cementare, può essere forte solo se c'è questa forte simbiosi tra gli studenti, tra i docenti, ricercatori e tra il territorio, dove per territorio intendiamo tutti, cioè tutte le persone di buona volontà che insieme costruiamo la Calabria, ma vogliamo che la Calabria sia un'eccellenza in Italia e un'eccellenza nel mondo. Cioè per me è un motivo di grande orgoglio quando solo poco tempo fa, per motivi personali, ero altrove, dire che c'è la nostra facoltà di medicina, mi sono permessa di nominare il professore Maggiolini e la professoressa Panno
ma per dire noi ci siamo, siamo i primi, non siamo proprio così piccoli, ma ve lo stiamo già dimostrando per come stanno la risposta alle colle, che diciamo soprattutto è debatto come dipartimento per i colleghi di medicina, l'interesse, la pille che abbiamo. E la pille da dove viene se non da queste iniziative? Cioè noi pensiamo che vabbè, oggi è una delle tante, non è vero. Perché basta che ognuno dei convenuti uscendo parlerà e racconterà dove è stato, e a macchia d'olio questa iniziativa si trasmette veramente in maniera rapidissima. E questa è un po' la mission che dobbiamo avere ognuno di noi, cioè raccontare dell'Unical nel territorio. Così come l'unica la racconta del territorio. Allora, se tutti quanti facciamo questa non questo sforzo, questo esercizio quotidiano di trasmissione delle belle pratiche, perché questa di oggi pomeriggio è una bella pratica. Mentre venivo pensavo quanti ricordi abbiamo in comune convenuti in questo tavolo, tantissimi. Io penso, scusami se mi permetto di nominarvi, no? Professore Maggiolini e la professoressa Panno, partiti dal centro sanitario e ora le punte di diamante di due facoltà, medicina e farmacia, che veramente sono nel territorio e per quello che riguarda il sistema salute di una valenza importantissima. E anche il loro mettersi in gioco, cioè, perché non è anche facile dire a un collega: beh, ora prenditi questa responsabilità. Beh, non è vero che tutti, pur di mettersi un cappello in testa, dicono sì, perché il cappello bisogna portarlo e per portarlo non è sempre facile. Quindi io credo che veramente va un mio ringraziamento ai colleghi che in prima persona continuano a metterci non la loro faccia, la loro ricerca, la loro passione, la loro esperienza in questo tentativo di portare l'Unical nel territorio con queste buone pratiche. E penso che è la cosa più bella, di questo noi vi dobbiamo ringraziare. Buon lavoro. Grazie Patrizia di queste parole che ci inorgogliscono, oltre che ci danno una pacca sulla spalla per continuare questo lavoro. Ed è una cosa che volevo trasferire soprattutto agli studenti, che ringrazio per la loro partecipazione, proprio per avere un'idea di quello che stiamo facendo. Noi di queste cose tante volte ne abbiamo parlato a lezione, altre volte probabilmente ne parleremo con alcuni di voi, ci vediamo in laboratorio per sviluppare queste cose. Evidentemente questi segnali ci dicono che stiamo percorrendo una certa strada che è stata segnata dal nostro dipartimento, che ha voluto fortemente nella sua gestione, nella governance del dipartimento, ha voluto fortemente che si seguisse questa strada, che si perseguisse, come dire, una ricaduta del la nostra ricerca sul territorio, per lasciare un segno di quello che stiamo facendo. E di questo non possiamo che ringraziarlo, sia nella gestione precedente che in questa gestione, suppongo anche in quello che sarà. Per cui lasciare la parola al direttore del nostro dipartimento è un ringraziamento per ospitarci ancora qui. Benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio il professore Statti per l'organizzazione di questo convegno e tutti coloro i quali hanno contribuito e dato un fattivo contributo. Ringrazio tutti gli ospiti e illustri relatori che avremo il piacere di ascoltare. Ringrazio la professoressa Piro, che ha avuto il tempo oggi tra i mille impegni di essere qui. È sempre un motivo di grande piacere averla qui tra di noi, perché c'è un legame affettivo importante, ci conosciamo da tanti anni ed è sempre presente, non rifiuta mai questi inviti nonostante i mille impegni. Ti ringraziamo tantissimo. Grazie a tutti gli altri colleghi presenti qui, docenti, rappresentanti anche di aziende, quindi di nostri ex colleghi che sono qui presenti, e anche i colleghi seduti qui a questo tavolo. Oggi quindi si parlerà e si discuterà sulle piante officinali, sulle fitoterapiche, cioè Green Med. E quindi si porrà l'accento proprio sulle proprietà salutistiche benefiche di alcune specie vegetali. E
mi fa piacere ribadire quanto preannunciato dal professore Statti, che parlando proprio di piante officinali, da qualche mese, no, in regione è stata approvata la proposta di legge tesa a disciplinare le attività di coltivazione, di raccolta, di prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali del territorio calabrese. Quindi un grande risultato, un grande traguardo che abbiamo raggiunto e che va a tutelare il nostro patrimonio, il nostro ecosistema di biodiversità delle piante officinali, e a vantaggio proprio delle stesse, per lo sviluppo produttivo delle stesse specie. E il raggiungimento di questo traguardo ha effettivamente contribuito e significativamente contribuito il professore Giancarlo Statti del nostro dipartimento, perché ha partecipato alle innumerevoli riunioni fatte in regione e finalmente è arrivato il risultato, un risultato atteso da tantissimi anni, perseguito da tanti anni, ed è anche motivo di orgoglio per lo stesso dipartimento. E quindi ti ringraziamo Giancarlo. E, la Calabria, lo sappiamo bene noi calabresi, è una terra rigogliosissima, molto bella, rigogliosissima perché almeno fino adesso, poi vedremo i cambiamenti climatici, almeno fino adesso godiamo di un ottimo clima, è un'isola, si può dire, quasi felice, no? Dove c'è una biodiversità di piante tra le più ampie nel Mediterraneo, e ciò è favorito anche dal fatto che godiamo di una variazione altimetrica notevole, cioè nel raggio di pochi chilometri si passa dal livello del mare alle prime montagne a 2000 metri, circa 2000 metri, quindi questo fa aumentare la rigogliosità. E questo patrimonio, diciamo, di ricchezza, diciamo, di piante officinali va sicuramente tutelato, rafforzato, studiato e va valorizzato, perché può rappresentare una vera e propria risorsa e deve rappresentare una vera risorsa per il territorio, no? Maggior ragione oggi che abbiamo a disposizione tutta una serie di tecnologie, anche di strumenti utili a isolare i principi attivi, a quantizzarli e valutarne anche le risposte biologiche, quindi una conoscenza molto più affinata, no? Rispetto anche ad anni addietro. Devo dire che è una conoscenza, la conoscenza, anche se la conoscenza delle erbe mediche, delle erbe medicinali, l'interesse risale ai tempi antichi, no? Non ci dimentichiamo delle nostre scuole, no? Delle scuole mediche nel V-VI secolo avanti Cristo, sia in Calabria, in Sicilia, ma un po' nell'area del Mediterraneo ci furono tante scuole mediche, quella per esempio molto importante, quella di Crotone, anche a Locri, e per non parlare anche della scuola medica salernitana. E quindi abbiamo questo patrimonio diciamo di studi, no? Anche se non erano così tanti scientifici una volta, perché si basavano anche su, avevano uno sfondo delle volte religioso, filosofico, però erano degli approcci importanti che costituiscono il nostro patrimonio, che dobbiamo custodire. In effetti oggigiorno c'è un ritorno anche a livello non solo nazionale ma mondiale, un ritorno allo studio del fitoterapico, del rimedio fitoterapico, che va studiato, va ovviamente valorizzato in modo opportuno scientificamente, e in alcuni studi addirittura, no, associano il fitoterapico anche al farmaco, ci sono queste associazioni, quindi c'è ancora tanto da scoprire, da valorizzare. E tengo a precisare che questo interesse, no? Questo interesse va coltivato e portato avanti proprio partendo da questa sede, dal nostro dipartimento, il Dipartimento di Farmacia, Scienza della Salute e della Nutrizione, che, come dice il nome stesso, l'obiettivo di questo dipartimento è la tutela della salute. Considerando anche che all'interno del dipartimento ci sono colleghi, diciamo esperti, conoscitori, studiosi, che da anni si interessano di piante officinali, soprattutto del territorio calabrese, che sono appunto il professore Statti, Giancarlo Statti, e la professoressa Filomena Conforti. Quindi ringrazio anche voi, colleghi, per quanto hanno fatto e continuano a fare. Quindi voglio solamente lasciare con un pensiero che ho letto qualche giorno fa. Un pensiero di Ippocrate che dice così:
sicuramente lo saprete, la natura è sovrana medicatrice dei mali. Primo non nuocere. L'aria pura è il primo alimento, è il primo medicamento. Nessun veleno serva mai a curare un malato. Quindi con questo pensiero vi lascio e ci auguriamo un buon inizio e una buona prosecuzione del convegno. Grazie. Grazie Maria Luisa di un pensiero che ci, diciamo, è una sorta di programma per noi che ci impegniamo a fare questo, e devo ringraziarti particolarmente per le cose che hai detto, perché rappresentano un poco, veramente un po', il focus di quello che stiamo facendo. E infatti proprio a proposito di quello che dicevi, per esempio della nostra tradizione mediterranea, di quello che vogliamo creare come questo, mi permettano i colleghi, faccio una piccola inversione nella scaletta, perché tra i saluti istituzionali è previsto il saluto di un rappresentante di un organismo di cui mi vanto di far parte, che è la Cattedra UNESCO per le piante medicinali nella tradizione del Mediterraneo. È un organismo UNESCO che ha la funzione di andare di promuovere questo settore e di valorizzarne l'applicazione, oltre che la tradizione da cui deriva. Come vi dicevo, io faccio parte di questo, questo consesso è stato coorganizzato con la Cattedra UNESCO, per cui invito Giovanni Canora a venire a darci un suo saluto come rappresentante. Bene, buon pomeriggio. Io ho l'onore di portare i saluti della Cattedra UNESCO di Salerno, come diceva il professor Estatti, dedicata alle piante medicinali e alla tradizione del Mediterraneo. Sostituisco per i saluti la professoressa Rita Aquino, che è il direttore del Dipartimento di Farmacia dell'UNISA e della chair holder della cattedra e di tutti i cofondatori della cattedra stessa. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter invitare il professor Estatti, che fa parte del board della cattedra, e di questo siamo molto contenti. Non solo lo spirito per quale abbiamo invitato non solo il professor Estatti per le sue competenze, per i ruoli istituzionali che ha, ma l'intento era ed è quella di creare sinergie tra le università. Tra l'altro, come diceva prima la professoressa Panno, noi siamo un po' figli, la scuola medica sanitaria è un po' figlia delle scuole di medicina della Magna Grecia, ovviamente. E questa è una cosa molto importante. Se mi permettete una piccola battuta, c'era Giovan Battista Vico che diceva: quando a Crotone insegnava Pitagora, Roma era un villaggio di pastori. Io aggiungo che Cristo si è fermato a Eboli non a scendere ma a salire, per cui noi dobbiamo essere consapevoli che siamo una società culturale importante. Quello che diceva pure la prorettrice, no? Noi dobbiamo puntare su una storia importante e su una ricchezza di biodiversità davvero notevole. Noi non ci dobbiamo inventare nulla, noi dobbiamo sapere usare quelle che sono le expertise e le risorse. Detto questo, la cattedra è stata istituita nel 2020. Una cattedra UNESCO viene istituita quando c'è ovviamente un patrimonio storico-culturale. Ovviamente noi abbiamo presentato all'UNESCO la storia della scuola medica salernitana come patrimonio immateriale. Il giardino della Minerva, che è l'antico orto botanico della scuola medica salernitana, pensate che è 200 anni prima dell'orto botanico di Padova, non proprio un orto botanico, un orto delle piante medicinali, piccolo giardino che ora insiste su 1000 metri quadri. A gennaio sarà disponibile l'ultimo terrazzamento, vi invitiamo a venire a visitare da gennaio in poi, quindi arriverà a 1700 metri quadri. Piccolo però, e a quell'epoca grande, ma anche giusto, no? E pensate che i medici salernitani utilizzavano circa 700 semplici tra il regno vegetale, minerale ed animale, un repertorio importantissimo. Medici che erano in grado, per le conoscenze di allora, di fare una diagnosi basata sulla dottrina tetradica e umorale degli elementi,
Per quanto mi riguarda, io dico molto accurata, benché noi siamo a valle di quella conoscenza, quindi noi utilizziamo quella e tutto quello che si è, diciamo, in qualche modo poi sedimentato in questi secoli. Perché faccio? Allora, è stato generato quindi dal Giardino della Minerva, la Scuola Medesimiana, e abbiamo avuto anche il contributo dell'Institute for the Preservation of the Traditional Medicine, creato da un filologo belga e da un antropologo romano, sono marito e moglie, che sono a Washington, hanno un curriculum importante negli Stati Uniti, hanno lavorato con lo Smithsonian e con tante università. Loro hanno studiato in 30 anni circa i manoscritti antichi un po' dappertutto nel Mediterraneo, e quindi questo è stato un elemento importante. Dobbiamo, per poter acquisire, per poter recuperare e per poter valorizzare quel sapere, dobbiamo ritornare a studiare i manoscritti. E, diciamo che quello che voglio salutarvi in questo modo, questo è un evento importante, e professore Statti, che sta sul tavolo tecnico ministeriale e regionale, è per dire questo: quello che noi possiamo avere dalle piante è sicuramente un supporto importante nella medicina. Ho saputo da poco che c'è ancora qualche nazione dove il corso di laurea in botanica esiste, in Italia non esiste più. È un po' la botanica uscita da una volta dalla porta, una volta dalla finestra. Dobbiamo ridare dignità a questa materia, che tra l'altro è una materia, per quanto mi riguarda, è una delle materie, o la materia più interdisciplinare, anche accademica, perché poi coinvolge un po' tutti, e dobbiamo di nuovo avere fiducia in quella che la risorsa della natura ci può dare anche in termini terapeutici. E per concludere anche io con una frase, Einstein ha detto: tutto ciò che l'uomo può immaginare la natura l'ha già creato. Quindi io direi di cercare le soluzioni prima nella natura, poi anche nelle molecole di sintesi. Grazie. Mi permetto di riprendere la parola, perché mi devo spezzare una lancia a favore anche del mio raggruppamento. Non mi occupo solo di fognature, ma da circa 30 anni anche di sostenibilità idraulica. Esatto. E all'interno di all'interno di questo vorrei dire che l'Università della Calabria è presente l'unico parco di idraulica urbana al mondo, in cui all'interno esistono dei siti sperimentali, vengono i colleghi da tutto il mondo, perché all'interno dello stesso parco solo qui esistono, in cui c'è una parete verde, perché naturalmente lavoriamo sul recupero delle acque piovane e quindi il loro riutilizzo sia per usi, per vari usi, anche per usi irrigui. Ma l'aspetto interessante, mi ricollego alle piante, sia le pareti verdi che i tetti vegetati, come la parete verde presso il quartiere Martinson, il tetto vegetato al cubo 45B di meccanica. In questo momento, anzi esattamente in questi minuti, l'impresa sta lavorando su tre tetti del centro residenziale, dove faremo un orto pensile. E quindi tutti questi sono progetti che abbiamo vinto, di cui la sottoscritta è responsabile. E la peculiarità è che le piante che abbiamo utilizzato sempre sono piante mediterranee. Cioè, noi non abbiamo mai preso il pacchetto prefabbricato proveniente dal Trentino, dalla Val d'Aosta. Non me ne voglia la nostra direttrice generale Trentina Doc. Perché abbiamo scelto di utilizzare le piante mediterranee, anche le piante officinali, e quelle che metteremo sul tetto vegetale, sul tetto della quartiere residenziale. Allora, sarà un e quindi piacere. Ti inviteremo e collaboreremo insieme. Sarà un piacere farti dono di una delle nostre piante aromatiche, certo, che abbiamo utilizzato qui, così la porterai o a casa tua o la metterai in una sede, in modo da avere il nostro ricordo. La metteremo esattamente lì, quindi mi sembrava giusto dirlo, queste delle sulle piante. Grazie Patrizia. Scusatemi l'intermezzo. Grazie Patrizia, è opportuna anche questa considerazione. E niente, mi faceva piacere, grazie Giovanni per le cose che hai detto, che sono molto, molto belle, molto opportune. E ovviamente, continuando sulla scia della scuola medica, io è stato naturale invitare il coordinatore del corso di laurea in medicina, del nascente corso di laurea in medicina dell'Università della Calabria,
è stato naturale perché noi vogliamo andare in questa direzione. Per noi la filiera delle officinali nasce dalla pianta, dallo spontaneo, dalla pianta domesticata, dalla coltivazione e quant'altro, ma deve avere una sua applicazione, che per sua natura è un'applicazione di tipo salutistico. Quindi mi auguro che questo rappresenti un momento di collaborazione specifica con la scuola medica Bruzia che sta nascendo. Grazie Marcello. Grazie Giancarlo. E in tema di piante officinali, di effetti terapeutici, scuola medica salernitana, allora è giusto inserire anche questa nostra proposta formativa, che è un corso di laurea, è un corso di laurea in medicina e chirurgia con una traiettoria formativa molto innovativa in tecnologie digitali. Quindi i nostri studenti sono particolarmente attenti ad una formazione basata sempre di più sulle tecnologie digitali. E non sfuggirà all'intelligenza dei presenti come nel corso dei decenni si è passati molto rapidamente da una medicina tradizionale basata su segni e sintomi ad una medicina che è sempre più basata sull'intelligenza artificiale, e tutti gli atti diagnostici oggi sempre di più sono basati su tool tecnologici innovativi. Avanti. È una proposta formativa che è innovativa perché nel panorama nazionale, come vedete, non esiste una simile. Ci sono altri corsi di laurea che vanno nella direzione dell'ingegneria biomedica, però nessuna di queste proposte basa specificamente la propria proposta, la propria innovazione formativa sulle tecnologie digitali. Avanti. E perché questa innovazione? Beh, perché sempre di più, vedete, l'intelligenza artificiale è sempre di più coinvolta in tutti gli atti e le tecnologie utilizzate sia nell'ambito della cura del paziente. Parliamo per esempio delle cosiddette terapie personalizzate, verso cui probabilmente anche c'è questa tensione, questa finalizzazione delle piante officinali. È inutile sottolineare l'importanza nell'ambito della diagnostica o nell'ambito della ricerca. Parliamo per esempio dell'analisi dei big data, che rendono patrimonio comune qui tutto ciò che succede in giro per il mondo. Quindi non siamo più non svolgiamo attività formative di ricerca didattiche in un luogo periferico isolato, ma attraverso questi tool tecnologici noi ci confrontiamo quotidianamente con il resto del mondo in tempo reale. E naturalmente tutto ciò si può anche riversare in termini molto positivi, e in Calabria ne abbiamo particolarmente bisogno nell'ambito della gestione, perché abbiamo un problema di sostenibilità. In questo anche l'ambito delle piante officinali può dare un grosso contributo, perché le terapie personalizzate nell'ambito della medicina di precisione saranno cure sempre più costose. Allora si impone un problema di sostenibilità affinché queste cure non diventano solo patrimonio di chi può permettersele, ma noi dobbiamo fare in modo che siano a disposizione di tutti. Avanti. E questa diapositiva vi farà sorridere, perché i nostri studenti devono occuparsi, confrontarsi con le nuove tecnologie. Questo è stato un esperimento che è stato fatto in America, riportato su una delle più prestigiose riviste mediche al mondo, JAMA, e 195 quesiti medici sono stati sottoposti a ChatGPT e a un gruppo di medici esperti. Le risposte fornite da questi due ambiti sono state valutate da medici anch'essi esperti terzi. Beh, le risposte fornite da ChatGPT sono state più puntuali e più empatiche. Quindi bisogna che ci si confronti con questi nuovi tool, non li si demonizzi, ma li si utilizzi
sempre per ottimizzare la diagnostica e la terapia. E anche per esempio nell'ambito oncologico, che è facilmente identificabile, avanti, vedete che ci sono una serie di tool tecnologici basati sull'intelligenza artificiale, di cui naturalmente non sta a me parlarne, ma che sono sempre di più utilizzati nell'ambito dell'attività medica. Avanti, vedete che quasi tutti le tipologie di tumori ormai in qualche modo prevedono attività diagnostiche e terapeutiche basate su questi tool. Avanti, è inutile parlare della terapia di precisione, della ricerca e anche delle nuove forme di radioterapia, avanti, basate sull'intelligenza artificiale. Queste sono una serie di device che sono già approvati dall'FDA americana, quindi ne entreranno sempre di più. Ci sarà da confrontarsi, proprio perché bisogna padroneggiare questa materia, non rifiutarla, perché altrimenti ci vincerà e naturalmente saremo noi a rimanere indietro. Avanti. E questo è un esempio di un tumore diagnosticato attraverso l'intelligenza artificiale, pubblicato su Nature. Ci sono delle lesioni già oggi che l'intelligenza artificiale applicata all'imaging riesce ad evidenziare prima che l'occhio umano possa determinare una diagnosi. Avanti. E questa è la nostra proposta formativa, che è nata 2 anni fa con un corso di laurea in medicina interateneo con i colleghi di Catanzaro. Avanti. Ma da quest'anno partirà un corso di laurea in medicina interamente Unical, attraverso un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale, con l'Annunziata e con l'IRCA. E i nostri studenti faranno l'attività didattica in queste aule e poi l'attività clinica formativa presso queste strutture sanitarie. Avanti. È un corso di laurea innovativo, perché consente al termine di 6 anni di conseguire non solo la laurea in medicina per il collega di Salerno, ma anche quella di ingegneria informatica. Basta aggiungere, avanti, solo 5 esami, e gli studenti, è un'opzione, possono sostenere, se lo vogliono, questi 5 esami anche dopo il conseguimento della laurea in medicina. Conseguono la seconda laurea in ingegneria informatica. Ci ha fatto molto piacere che i nostri primi studenti hanno scelto tutti di fare questi 5 esami e di laurearsi anche in ingegneria informatica. Avanti. Questo succede perché nel corso di laurea di medicina si studia pure la bioinformatica, l'intelligenza artificiale, la biomeccanica, il machine learning, oltre alle classiche insegnamenti, materie di un corso di laurea in medicina. Avanti. E gli sbocchi sono quelli classici, le scuole di specializzazione, ma in aggiunta anche le aziende, le attività che prevedono l'implementazione di questi tool tecnologici sempre più avanzati. Avanti. Questo è il nostro polifunzionale, dove siamo, noi siamo proprio al centro di quest'immagine. Se va avanti c'è un brevissimo video, e presso il polifunzionale c'è il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute della Nutrizione, vedete la struttura ponte, siamo in microfono, siamo inseriti in un contesto che facilita anche la vivibilità. Avanti. E poi la formazione avanzata dei nostri studenti, questo è il tavolo anatomico in 3D, dove gli studenti di medicina studiano l'anatomia, come vedete, mentre fino a qualche anno fa si studiava solo su pagine di libri e libri, adesso in 3D con dei sistemi intelligenti si riesce a studiare l'anatomia in termini molto puntuali e molto utili per gli studenti. Avanti. Questo brevissimo vi fa capire come gli studenti da soli possono essere, in qualche modo possono interagire con il tavolo anatomico e studiare i vari sistemi. Per non essere... E poi la nostra interazione con le strutture sanitarie è qualcosa di concreto, perché l'università ha posizionato all'interno dell'Annunziata il robot Da Vinci, attraverso il quale già i colleghi chirurghi dell'Annunziata hanno proceduto a degli interventi di alta chirurgia con rimozione, come vedete, di varie tipologie, per esempio di tumore, alla console. Questa è una strumentazione d'avanguardia, doppia console, perché da una parte c'è il chirurgo, dall'altra parte c'è lo studente,
che apprende con la tecnica operatoria, quindi quando conseguirà la laurea potrà già essere operativo sul campo. Avanti. Questi sono i nostri primi studenti che hanno fatto già un tirocinio presso le strutture laboratoristiche dell'Annunziata. Avanti. Termino con un'immagine molto cara a Patrizia, perché sottolinea come unico campus il più grande d'Italia. Ci sono, oltre che residenze, strutture sportive, teatro, cinema, attività naturalmente sociali, e il campus sicuramente più attrattivo d'Italia. Grazie anche a voi per l'attenzione. Grazie Marcello, sono certo che questa innovazione che porta a questa nuova facoltà di medicina, questo nuovo corso di laurea di medicina, sicuramente vorrà affondare le radici anche in una tradizione che è quella delle cure naturali, che oggi ha bisogno di innovazione. Quello che noi vogliamo fare è proprio questo, è quello di rilanciare un settore che è tradizionalmente patrimonio della nostra cultura attraverso un'innovazione che poi deve essere chiaramente applicata. E mi auguro che la collaborazione in questo senso con la nascente corso di laurea in medicina abbia questa disponibilità e questo sforzo. Dall'altra parte, invece, la tradizione dello studio delle piante officinali mi consente di dare la parola ad una collega, oltre che amica, con cui abbiamo condiviso un lungo percorso e fruttifero percorso che è partito già da molti anni e che ha visto nello sviluppo di un elemento nutraceutico, in particolare nel corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche di cui io faccio parte, quindi la sua presenza è orgoglio per me, avere il mio coordinatore presente a questo tavolo e oltre che diciamo una valida collaboratrice con cui abbiamo realizzato veramente tante cose insieme. Grazie Stefania. Grazie a te Giancarlo, veramente grazie per avermi voluto qui accanto a te a questo tavolo oggi. Grazie come amica, come collega, come coordinatore del corso di laurea in CTF. E come diceva il professore Statti, davvero con Giancarlo siamo stati un po' gli antesignani di quelle tematiche di cui oggi tutti parlano e di cui parliamo anche oggi. Parliamo di fitoterapia, parliamo di piante officinali, parliamo di nutraceutica, parliamo di prevenzione, parliamo di salute, parliamo di benessere. Abbiamo cominciato a parlare proprio presso il Dipartimento di Farmacia di queste tematiche circa 15 anni fa. All'inizio i colleghi ci vedevano un po', ma di che cosa state parlando, sono un po' fantasie vostre. Invece col professore Statti ci abbiamo creduto fortemente, sia a livello formativo, a livello didattico che a livello di ricerca, e abbiamo ben 15 anni fa istituito un master di cui io sono il direttore e il professore Statti fa parte del comitato scientifico e organizzativo proprio in integrazione nutraceutica. Ci abbiamo creduto, abbiamo avuto grandi successi, tant'è vero che 15 anni fa quelle che sembravano un po' le nostre fantasie sono oggi invece diventate una realtà formativa e scientifica. E continuo fortemente a credere in tutto questo, tant'è vero che anche in qualità di coordinatore di corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche ho voluto fortemente, da ottobre partirà la rivisitazione del corso di laurea che è stata appunto voluta dal ministro dell'istruzione, e abbiamo investito molto nella formazione appunto in questo ambito. Abbiamo infatti dedicato una buona parte dell'attività formativa alla biologia farmaceutica e a tutto quello che concerne relativamente alle piante officinali, la fitoterapia, eccetera. E perché? Perché sicuramente, come diceva il professore Statti, ormai globalmente riconosciuta quella che è la stretta correlazione tra nutraceutici e salute. Salute intesa soprattutto come malattie croniche degenerative, quali quelle di cui si parlerà oggi, che sono le malattie intestinali e tutte le malattie ad esse correlate. È infatti globalmente riconosciuto che grazie a una corretta alimentazione, grazie a una corretta integrazione nutraceutica, si può avere un rallentamento nella progressione di malattie croniche degenerative e anche si può agire a livello delle prevenzioni delle stesse malattie croniche degenerative.
Si parla tanto di questo, si parla tanto ormai da qualche anno di questa nuova disciplina emergente, che ormai non è più emergente, ma ormai globalmente riconosciuta, la nutraceutica, e dobbiamo, sappiamo tutti che le nostre piante officinali sono ricche appunto di nutraceutici, cioè di questi composti bioattivi a cui sono associate numerose proprietà salutistiche. Quando si parla di nutraceutica si parla di benessere, di salute intesa non soltanto più come assenza di malattia, ma come benessere psicofisico. E infatti negli ultimi anni grosso trend crescente degli integratori alimentari. Ricordo infatti, come diceva il professore Statti, che l'Italia è il primo paese al mondo nella produzione di integratori alimentari. Negli integratori alimentari, ed è un trend crescente di vendita in tutti i canali di vendita, siano essi farmacie, parafarmacie, eccetera. Sicuramente oggi siamo un po' tutti affascinati da questo mondo del benessere, del naturale, perché si compra facilmente, sono prodotti che non hanno bisogno di prescrizione medica. Sicuramente c'è molto a livello di ricerca da fare, perché necessitano in questo settore numerose testimonianze scientifiche e divulgative e formative come quella a cui stiamo assistendo oggi. Ma certo è che oggi il trend di vendita dell'integrazione alimentare è sicuramente un trend crescente. E noi che viviamo in questa realtà, che è la realtà calabrese, la cui biodiversità ricca di piante e la cui biodiversità sicuramente fa da leone, dobbiamo assolutamente, per la promozione del nostro territorio e per la valorizzazione del nostro territorio, sfruttare appunto, cavalcare quest'onda. E credo che sia il momento giusto e credo che noi come accademici abbiamo un ruolo importante in questo momento, nell'interfaccia sicuramente, grazie a momenti come questi, con il territorio, con il mondo aziendale e anche con il nostro lavoro quotidiano, appunto nella ricerca laboratoristica e nella testimonianza proprio scientifica attraverso il nostro lavoro di quelle che sono le proprietà benefiche appunto di numerose piante medicinali. Io, come ho detto, già ringrazio i ragazzi che vedo numerosi del corso di laurea. Ho voluto, insieme ai colleghi e in collaborazione del professore Statti, investire in questo ambito, nella formazione. Auspico infatti che momenti come questi, anche dal prossimo anno accademico, siano rivolti sicuramente al territorio, ma anche a tutti gli studenti dei nostri corsi di laurea. Ce l'hanno chiesto anche vivamente, come la nostra direttrice sa, ultimamente quando abbiamo avuto l'interfaccia con le parti sociali, ce l'ha chiesto proprio il territorio, ci ha chiesto di la rappresentanza degli informatori scientifici, ci ha chiesto proprio una formazione specifica in questo settore, e noi sicuramente insieme anche ai colleghi degli altri corsi di laurea investiremo molto in questo. Che dire, auguro a tutti buon lavoro, grazie ancora per avermi invitato qui, sono certa che oggi cominciamo a parlare, ma questo è soltanto l'inizio di un dialogo e di un percorso di cui ho avuto l'onore di partecipare e a cui do la disponibilità nel continuare appunto col mio lavoro e con le mie ricerche appunto in questo ambito. Grazie. Grazie Stefania, grazie per la tua presenza e le cose che hai detto. Prima di concludere questa prima fase, per poi lasciare spazio a tutti i relatori, mi permettete una piccolissima digressione che però rientra nel ruolo della terza missione che vuole avere l'università, e inviterei l'amica Lina Pecora, che in qualità di amica e di agronoma, con la quale stiamo portando avanti un percorso insieme per le scuole superiori, per la valorizzazione di questo settore anche nelle scuole superiori, in modo particolare nell'ITIS, che è un progetto del PNRR in cui ci stiamo impegnando insieme. Grazie Lina. Buon pomeriggio a tutti, grazie Giancarlo. Buon pomeriggio al tavolo di presidenza. Io qui rappresento oggi l'ITS Iridea. Gli istituti tecnici superiori sono una novità del Ministero, il Ministero dell'Istruzione, che ha creato queste strutture, il cui ente gestore è una fondazione di partecipazione,
all'interno del quale si sta creando un contenitore per professionalizzare delle figure a supporto delle imprese. E proprio all'interno di questo contenitore, che ha organizzato una serie di percorsi formativi e quindi ci farà piacere lavorare proprio su questo settore, anche perché col professore Statti, con la professoressa Sinicropi, insomma, sono tantissimi anni che collaboriamo per diverse attività insieme. È in procinto, sta per scadere un bando al quale stiamo lavorando sui laboratori, sul potenziamento dei laboratori di queste strutture, e lo stiamo facendo proprio anche con la filiera delle piante officinali. Lo stiamo facendo con una società, ma contiamo poi di organizzare, sempre con l'aiuto del professore Statti, se sarà possibile, anche proprio un percorso specifico sulle piante officinali. Chi sono i fruitori di questi istituti tecnici superiori? Sono i ragazzi delle scuole superiori che decidono di fare questo percorso biennale di specializzazione, alla fine del cui percorso poi è prevista una percentuale da parte delle imprese di essere di avere a supporto, e quindi di poter avere queste persone formate all'interno della propria compagine lavorativa. Lo strumento è uno strumento molto potente, ne abbiamo parlato tante volte con Giancarlo, è uno strumento che in Italia è nuovo, conta circa 20.000 studenti, diversamente per esempio dalla Germania, che invece ha numeri molto più alti, quindi stiamo parlando di 90.000 iscritti. Sono dei percorsi formativi che vengono organizzati insieme alle imprese. Esistono poi dei partenariati con gli enti di ricerca, con le università. L'ITS Iridea, che ha sede qui a Rende, è un istituto tecnico superiore molto giovane, quindi ancora è tutto work in progress, quindi proprio su questo settore, che insomma l'ITS, oltre alla parte alimentare, punta tantissimo per il futuro, e quindi ci auguriamo, e ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di fare questa testimonianza, perché è interessante capire che anche le imprese, quindi la terza missione di cui ha parlato sia Patrizia Piro che altre persone, è importante che le imprese, insomma, siano presenti sia nel mondo della ricerca che nel mondo della formazione. Grazie e buona prosecuzione dei lavori. Grazie. Grazie Lina, e grazie soprattutto al mio direttore e ai colleghi che hanno supportato questa prima parte, che hanno supportato l'intera manifestazione. Io lascio la parola al dottor Andreoli, che coordinerà i lavori scientifici, secondo me molto interessanti, che seguiranno questa prima fase introduttiva. Devo solo fare un piccolo ringraziamento a distanza. Sono certo che ci sta seguendo in streaming il dottor Maletta, che doveva essere il nostro primo relatore, il quale è allettato per una banale caduta che l'ha costretto con un piede rotto a letto, e che non potrà essere dei nostri, ma sarà validamente sostituito nella relazione introduttiva. Ringrazio ancora chi ha partecipato finora e lascio la parola ai colleghi per gli approfondimenti scientifici. Grazie. Buonasera a tutti. E certo, ereditare questo microfono, insomma, non è così semplice, quindi assolutamente grazie al professor Statti per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Io sono sufficientemente emozionato per questo, però insomma mi perdonerete qualche piccolo errore, senz'altro. Io faccio una breve introduzione e intanto chiamo al tavolo dei relatori i primi quattro, che sono appunto la professoressa Alessandra Mercuri, che relazionerà tra un attimo, e poi il professore Fortunato Alfredo Ascioli, il dottore Carmine Lupia, che... Ok, allora passiamo alla professoressa Filomena Conforti e il medico Titti Curti. Sì. Lasciamo
alla seconda tornata invece il dottor Lupia. Allora, intanto che i nostri relatori si sistemano, intanto vi do nuovamente il benvenuto. Qui adesso iniziamo la parte più scientifica. Per me è veramente un privilegio essere qui oggi come moderatore di questa sessione. Quindi approfitto per presentarmi, perché magari non mi conoscete. Sono Antonio Andreoli, sono il presidente dell'Accademia del Territorio. Questa parola è venuta fuori più volte oggi dai relatori che ci hanno preceduto. E la missione qual è dell'Accademia? Quella di fermare l'emorragia dei giovani calabresi. Quindi una missione abbastanza impegnativa da questo punto di vista, cercando di aiutarli un po' a conoscere quelle che sono le opportunità che il territorio calabrese offre, e dall'altra parte, perché spesso non lo conosciamo noi stessi il territorio e le opportunità, e dall'altra parte aiutare anche le aziende a crescere affinché poi possano ovviamente assorbire questi ragazzi, quindi favorendo il matching tra domanda e offerta. In realtà questa idea nasce da un'idea precedente nata in piena pandemia, che era lavorare in Calabria, quindi dove il professor Estatti ha avuto un ruolo centrale da questo punto di vista, perché con lui Lina Pecora, ma vedo anche il dottor Ereda, insomma ce ne sono diversi che hanno contribuito a questo progetto nato online. Infatti con qualcuno ci siamo presentati poco fa, abbiamo dato per la prima volta fisicità a quello che era stato un po' gli incontri che abbiamo fatto online via la pandemia, e quindi sostanzialmente questo progetto dell'Accademia nasce anche in virtù di questo progetto online, dove abbiamo dato la possibilità alle aziende calabresi di promuoversi e di presentarsi al pubblico. E io ho scoperto in quell'occasione le erbe officinali e tutto il mondo, diciamo, che ruota intorno alle piante officinali e tutto il resto sostanzialmente. E anche per me quindi è stato tutto nuovo. La faccio breve, però volevo darvi un dato, perché qualche dato è stato già dato anche dal professore. Praticamente l'Italia oggi è il leader di mercato in Europa, proprio insomma... Da questo punto di vista, tra l'altro, le piante officinali possono essere sicuramente un ottimo integratore anche per le aziende esistenti, anche a livello di reddito per quanto riguarda le nostre attuali, diciamo, aziende agricole, ad esempio. Quindi gli integratori, siamo leader in Europa, diciamo, nel settore degli integratori con il 26% del market share e più di 4 miliardi di anno di fatturato, che si prevede che arrivi a 5 nel 2025, quindi con dei numeri, direi, consistenti e molto molto interessanti. E quindi dalle discussioni poi che insomma sono state sviluppate un po' sul lavorare in Calabria è emerso che lo sfruttamento sostenibile richiede ricerca scientifica e innovazione. Questo si ottiene attraverso un percorso multidisciplinare in grado di favorire un'azione sinergica tra tutti gli attori di una filiera complessa e sicuramente molto articolata. Questo convegno è dedicato a un argomento di crescente interesse per la comunità scientifica: l'infiammazione intestinale e il suo legame con le malattie neurologiche, in un'epoca in cui l'attenzione verso l'alimentazione e il benessere è sempre più diffusa. L'uso delle piante officinali, dei fitoterapici e dei green med si configura come un approccio di primo piano nel contrastare gli squilibri fisiologici del microbiota intestinale e nel prevenire e gestire le conseguenze ad esso correlate. Quindi questo percorso ci sembra possa rappresentare un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, quindi il sistema della ricerca, e il privato, sistema delle imprese. Quindi siamo certi che le idee e le intuizioni che emergeranno da questo convegno contribuiranno in modo significativo alla comprensione di patologie complesse e forniranno nuove prospettive di migliorare la salute e il benessere delle persone. Quindi ringrazio ancora veramente per la vostra partecipazione e passo subito la parola alla professoressa, alla dottoressa Alessandra Mercuri del Centro Regionale di Neurogenetica ASPI di Catanzaro, titolo della relazione Disbiosi intestinale e sistema nervoso. Grazie a lei. Prova? Sì. Ok, buonasera a tutti. Innanzitutto porto i saluti del dottore Maletta, che ci teneva particolarmente, come ha detto il professore Statti prima, però purtroppo non può essere qui con noi. Allora, sicuramente sappiamo che tra intestino e cervello esiste un collegamento strettissimo, infatti i disordini intestinali possono produrre il loro effetto sul cervello e viceversa. Non a caso l'intestino viene proprio considerato il secondo cervello.
Negli ultimi anni sono stati ottenuti numerosi progressi nelle conoscenze relative alla composizione e all'espressione genica della componente microbica associata ai vari distretti corporei, non solo intestinale, ma anche cutaneo, respiratorio, vaginale, eccetera. Il campo di ricerca sul microbiota e sul microbioma è cresciuto rapidamente negli ultimi decenni, diventando infatti uno dei principali argomenti di interesse scientifico. Quello su cui mi soffermerò oggi è il microbiota intestinale e su come variazioni nella composizione del microbioma intestinale nell'espressione genica, oltre ad essere associati al rischio di sviluppare patologie gastrointestinali, sembrano coinvolte anche nell'insorgenza e nella progressione di patologie legate al sistema nervoso. In particolare faremo un particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e lo fa attraverso un sistema di comunicazione bidirezionale, ovvero l'asse intestino-cervello. Innanzitutto faccio un piccolo cenno a che cos'è il microbiota intestinale. È la classe di microorganismi simbiotici che popola il nostro intestino. L'intestino, sottolineo questo, l'intestino umano è uno degli ecosistemi microbici con la più alta densità demografica. Infatti si stima che circa 100 trilioni di microorganismi vivano nell'intestino adulto e superano anche la quantità di cellule presente nel corpo umano. Questo insieme di virus, batteri, funghi, protozoi, comunicando tra di loro, agiscono come se fossero un unico grande organismo, svolgendo funzioni importanti per la salute dell'uomo. Viene considerato appunto un vero e proprio organo, dal peso di circa 1,5-2 kg. Prima di addentrarmi però volevo fare una piccola precisazione. Spesso questi due termini vengono utilizzati come se fossero dei sinonimi. In realtà esistono esprimono due concetti nettamente diversi. Infatti il microbiota, come abbiamo detto, è l'insieme di microorganismi che sono residenti in un determinato ambiente. Il microbioma invece indica esclusivamente il patrimonio genetico del microbiota. Un po' è la stessa differenza che c'è tra popolazione umana e genoma umano. Il microbiota intestinale è alla base di moltissime funzioni dell'ospite, è considerato un sistema molto complesso, è considerato un superorganismo, infatti svolge funzioni metaboliche, interviene nell'omeostasi energetica, ovviamente aiuta nella digestione degli alimenti, quindi regolazione del transito intestinale, sintetizza vitamine, produce acidi grassi a catena corta che sono importanti per il sistema nervoso, interviene nell'induzione, nello sviluppo e nella modulazione del sistema immunitario, protegge contro i germi patogeni, attivazione di alcuni farmaci, è un superorganismo appunto. Vediamo come sono localizzati i microrganismi, che è influenzata sicuramente la localizzazione dei microrganismi, è influenzata dalle condizioni ambientali del distretto anatomico in cui si trovano. Infatti lungo tutto il tratto gastrointestinale si ritrova una diversa distribuzione dei microrganismi che aumenta progressivamente dallo stomaco fino al colon. Nello stomaco, dove il pH è abbastanza acido, con numerosi enzimi proteolitici che funzionano come barriera, come contro l'insediamento dei microrganismi, il numero di batteri è molto ridotto, è minimo. Nel duodeno e nel digiuno il pH si mantiene ancora molto acido, quindi i batteri sono ancora più bassi, fino nell'ileo invece la concentrazione di microrganismi aumenta e si diversifica dagli altri siti del tratto gastrointestinale, cominciando proprio ad assumere le sembianze, un aspetto simile a quello del colon. È proprio nel colon che risiede la maggiore distribuzione di microrganismi dell'intero corpo umano. Infatti è un ambiente dominato da virus, protozoi, batteri, anche funghi. La composizione del microbiota varia con l'età, infatti la colonizzazione ha inizio fin dalla nascita ed è determinato da una serie di fattori, sicuramente dalla modalità del parto, parliamo di parto quindi naturale o parto cesareo. Il parto naturale permette un miglior sviluppo di microbiota, essendo che del microbiota, perché il canale vaginale è una mucosa ricca di specie batteriche. Dall'allattamento si ha
al seno artificiale, dal tipo di svezzamento e dall'età in cui il bambino viene svezzato. Infatti le recenti linee guida suggeriscono di non svezzare il bambino prima dei 6 mesi, proprio per permettere un corretto sviluppo del microbiota intestinale, dall'esposizione chiaramente precoce a farmaci, in particolare ad antibiotici, e continua a definirsi con l'età fino a formare una microflora peculiare per ogni individuo, che tende a rimanere stabile per tutta la vita, anche se sono diversi i fattori che influenzano la composizione del microbiota, come stile di vita, quindi attività e alimentazione importantissime, presenza di infezioni, lo stress, l'uso di farmaci, quindi in particolare di antibiotici, l'abuso di alcol. E lo stile di vita quindi potrebbe determinare cambiamenti del microbiota intestinale, contribuendo allo sviluppo della disbiosi intestinale, che a sua volta potrebbe sviluppare l'insorgenza e la progressione di varie malattie, non soltanto a carico del tratto gastrointestinale come siamo abituati a pensare, ma in tutti a carico di diversi distretti corporei, dermatologici, per esempio l'acne, oppure a livello epatico. Ma quello su cui mi soffermerò principalmente è proprio sono quelli legati al sistema nervoso, quindi ansia, depressione, disturbi dell'umore, malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla e l'Alzheimer, e anche, come ha detto prima il professore Statti, l'autismo. Che cos'è la disbiosi intestinale? La disbiosi intestinale è una condizione di squilibrio microbico che è determinato da un cambiamento nella composizione funzionale del microbiota, un cambiamento dell'attività metabolica, spostamento della distribuzione locale. Tutto ciò va a provocare irritazione, principalmente a livello intestinale, che quindi compromette la funzionalità causando diversi disturbi che vanno da un dolore, un gonfiore, accompagnati a malessere generali, in particolare soprattutto anche malassorbimento, albo alterno con stitichezza, diarrea, colite, ovviamente insorgenza di infezioni batteriche anche ricorrenti, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Però quello su cui mi soffermerò è sicuramente come la disbiosi intestinale possa influenzare lo sviluppo e l'evoluzione dei vari disturbi neurologici, e lo fa perché interviene nello sviluppo di stati infiammatori sia locali che sistemici, con una conseguente alterazione della barriera epiteliale intestinale. Allo stesso tempo la disbiosi però può portare ad una maggiore permeabilità del parenchima cerebrale, e questa disfunzione porta a neuroinfiammazione e malfunzionamento dei neuroni. Un piccolo accenno su cosa sono i neuroni: sono le cellule che si trovano nel sistema nervoso, nel cervello, e che danno indicazioni comportamentali a tutto il corpo. Sono tantissimi, in condizioni fisiologiche infatti si stimano circa 100 miliardi di neuroni in condizioni fisiologiche. L'intestino ne contiene circa 500 milioni, che sono connessi al cervello tramite il sistema nervoso. Quindi il coinvolgimento del microbiota intestinale umano e dei suoi metaboliti nella fisiopatologia delle malattie associate al sistema nervoso suggerisce l'esistenza di una via di comunicazione che è chiamata asse intestino-cervello, che passa proprio attraverso il microbiota intestinale. Infatti il microbiota intestinale è appunto in grado di esercitare una forte influenza sulla funzione cerebrale, che a sua volta viene influenzato da questo, quindi creando un legame continuo che prende proprio il nome di asse microbiota intestino-cervello, che è un sistema neuroendocrino dinamico e bidirezionale in cui le due componenti interagiscono e si influenzano a vicenda continuamente. Da cosa è costituito questo asse microbiota intestino-cervello? Sicuramente dall'intero microbiota intestinale, dai vari sistemi nervosi, quello enterico, simpatico, parasimpatico, da quello centrale e da connessioni neuroendocrini, parti, pathway ormonali, citochine e molecole di segnale. Vedremo che infatti segnali di natura endocrina o neuroendocrina, oppure segnali infiammatori che vengono prodotti dal microbiota intestinale e da cellule specializzate dell'intestino, possono agire a livello del sistema nervoso centrale e allo stesso modo
attraverso meccanismi endocrini il cervello può influenzare la composizione del microbiota intestinale. Uno dei maggiori nervi che connette il cervello è proprio il nervo vago, che connette il cervello all'intestino, che è in grado di inviare questi segnali bidirezionali. Un eccesso di stress però va ad inibire i segnali inviati dal nervo vago, causando problemi di varia natura a livello gastrointestinale. Quindi questo nervo vago è fondamentale sia per la regolazione dell'asse intestino-cervello, ma sia per la gestione dello stress. Inoltre intestino e cervello sono collegati anche attraverso neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori sono prodotti dal cervello e controllano sensazioni ed emozioni, come per esempio la serotonina, che contribuisce all'ormone del buon umore, che contribuisce alle sensazioni di benessere e felicità, e controlla il ritmo circadiano. Molti di questi neurotrasmettitori vengono anche prodotti dalle cellule intestinali e dal microbiota, come per esempio la serotonina viene prodotta all'intestino a partire dal suo precursore, che è il triptofano, che viene assunto tramite gli alimenti. Sono diversi i pathway che sono coinvolti in questa comunicazione bidirezionale. Parliamo di pathway neuroendocrini, immunitari e neuronale. Per esempio, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene regola la secrezione del cortisolo, il cortisolo che è l'ormone dello stress, che agisce sulle cellule immunitarie, che vanno a mediare la produzione di citochine, sia locali che sistemiche. Il cortisolo che fa? Altera la permeabilità intestinale e le funzioni di barriera. Alterando i livelli di citochine circolanti può avere un effetto sulle funzioni cerebrali. Come ho detto prima, anche gran parte degli effetti del microbiota sono dipendenti all'attivazione del nervo vago e della produzione dalla modulazione di livelli sistemici del triptofano, che è il precursore della serotonina. E prima ho parlato anche degli acidi grassi a catena corta, che vengono prodotti a livello intestinale e sono metaboliti batterici neuroattivi che modulano l'attività del cervello e del comportamento. Quindi, detto ciò, possiamo sicuramente dire che alterazioni del microbiota intestinale, quindi stati di disbiosi, sono in grado di influenzare disturbi psichiatrici, in particolare disturbi dell'umore o disturbi d'ansia, proprio per il fatto che l'intestino è in grado di regolare questi neurotrasmettitori come la serotonina, ma anche noradrenalina, dopamina, che influenzano direttamente il sistema nervoso centrale. In questa recente review, infatti, come ho detto, ultimamente si stanno facendo numerosi studi proprio sul microbiota del sistema nervoso. In questa review proprio del 2023 di Intili et al., viene dimostrato come il microbiota intestinale possa contribuire alla neurodegenerazione. In particolare, come vediamo in questa immagine, la cooperazione tra un intestino disbiotico e il sistema nervoso centrale avviene attraverso diversi percorsi. Abbiamo l'asse intestino-cervello, la via delle endotossine, via mitocondriale, traffico microvescicolare o l'immunità adattativa umorale. Nel particolare ci soffermiamo soprattutto sull'asse intestino-cervello, come ho detto prima, quindi batteri patogeni rilasciano ormoni e metaboliti che raggiungono il cervello attraverso il nervo vago, attraversando la barriera ematoencefalica e inducono processi di neurodegenerazione. Per quanto riguarda la via delle endotossine, invece, queste endotossine raggiungono il cervello attraverso il flusso sanguigno, causando l'accumulo di beta-amiloide, proteina tau e alfa-sinucleina. Andando avanti, vediamo infatti in modo particolare che con l'invecchiamento già si assiste ad una maggiore permeabilità della barriera epiteliale intestinale e della barriera ematoencefalica, ovvero con il trascorrere degli anni i tessuti che rivestono l'intestino e il cervello, che fungono proprio da barriera, diventano proprio meno efficienti nel proteggere questi organi e quindi rendono più facile il passaggio di elementi patogeni. Quindi si ipotizza che questa maggiore permeabilità
possa favorire anche lo spostamento delle neurotossine prodotte dal microbiota intestinale in direzione del cervello, che anche il cervello è meno protetto a causa della maggiore permeabilità della barriera ematoencefalica. Quindi nell'intestino di un anziano, in più mettiamoci in condizioni di disbiosi intestinale, viene ancora più favorito. Infatti, prima abbiamo detto che tra le sostanze che sono in grado di oltrepassare la barriera intestinale c'è anche l'amiloide, la beta-amiloide, che è la proteina che si accumula nel cervello soprattutto nei soggetti con malattia di Alzheimer e che va a causare la degenerazione neuronale. In conclusione, sicuramente, come ha detto già il professore prima, le nuove conoscenze acquisite sul microbiota intestinale possono essere utili per agire contro lo sviluppo di malattie a carico del sistema nervoso centrale e in particolar modo quelle neurodegenerative, considerando sia la gravità della maggior parte delle malattie neurodegenerative, ma soprattutto considerando l'attuale mancanza di trattamenti efficaci nei confronti di queste malattie. Quindi uno degli obiettivi possibili nuovi bersagli terapeutici contro la neuroinfiammazione e la neurodegenerazione, quindi si potrebbe andare a curare il microbiota intestinale sia mediante l'alimentazione ma soprattutto mediante l'utilizzo di integratori che possono andare a sostituire quindi la popolazione batterica con quella migliore, e questo non dovrebbe essere chiaramente precluso nel futuro. Grazie. Grazie. Non so se ci sono. Sì, possiamo accogliere anche qualche domanda eventualmente, o meglio di no? Meglio di no. Va bene, grazie allora, dottoressa. Allora, adesso è il turno del professore Fortunato Alfredo Asciotti, biologo Dipartimento di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il titolo della relazione è Microbiota intestinale ed epigenetica. Che non vedono gli occhiali? Ok, grazie. E questo comincia l'Alzheimer, comincia la degenerazione a 65 anni. Però quindi. Non quindi no, ma non c'è davvero, aspettiamo. Sì, poi il prompt se n'è andato. No, voglio dire, da 65 anni comincia evidentemente la barriera ematoencefalica. Recuperiamo la presentazione e ci siamo. Comincio a ricoglionire alla grande. No, si è piantato. Ovviamente il bello della diretta è anche questo. Approfittiamo per salutare gli amici che ci seguono in streaming e di avere un attimo di pazienza. Però recuperiamo subito. È tornato. Qui c'è fuori da Alexa. Ecco, qui. Perché è bianco su. No, non è questo è il mio. Con i potenti mezzi tecnologici riusciremo a recuperare. Assolutamente. Eccoci, ci siamo. Eccoci, prego professore. Allora, io sono un pesce fuor d'acqua, nel senso che sono un ecologo, e quindi i medici mi perdoneranno gli eventuali strafalcioni. Devo soltanto dire una cosa a proposito della prorettrice, che poi la fogna e la disbiosi microbica proprio, non è che non ci azzeccano proprio, no, cioè comincio con una battuta giusto per rompere un po' il ghiaccio. Allora, l'epigenetica, come mai un ecologo si interessa di epigenetica? E mi è successo questo, vado a una scuola permanente, di formazione permanente per gli insegnanti di scienze naturali, e un medico presenta un lavoro, mentre io mi occupavo di caos deterministico, presenta un lavoro sulla divergenza nei gemelli monozigoti. Io mi ricordo che c'è un esperimento mentale di Einstein, che propone i gemelli che sono divergenti per la dilatazione del tempo, e ho fatto questo lavoro che poi è uscito su Chaos, dove faccio la biologia per la fisica, come dice Stanislaw Ulam,
cioè il fatto che ce ne vogliono almeno quattro, non bastano due, perché due divergono a causa della dilatazione temporale, gli altri due divergono per l'epigenetica, quindi ci vogliono quattro gemelli per un paradosso, e così mi sono divertito in questa, parafrasando four brides, seven brothers for seven brides, no, sette cose per sette sorelle, no? Quindi cos'è la genetica classica, diciamo quella che abbiamo studiato tutti, per me è stata una scoperta in effetti l'epigenetica, prevede questo, che voi avete un genotipo all'interno ed è chiuso, cioè c'è un divieto d'accesso se non per gli agenti mutageni, le radiazioni e le sostanze chimiche. Quindi diciamo che non è possibile nella tradizione classica il lamarchismo, no? Cioè io non è che perché mi allungo il collo diventa la giraffa più lunga, no? O quella che dice che si è fatta curare, mettere a posto il naso dal chirurgo plastico perché spera che i suoi figli finalmente nascano quindi con un naso migliore, no? Cioè c'è stata una imbecille che ha detto una cosa del genere, ma voglio dire, non è così. Dunque, cos'è l'epigenetica? L'epigenetica è come il rocchetto, l'avvolgimento, non il rocchetto, il gomitolo del DNA si sbroglia. Si sbroglia in un certo modo e si può sbrogliare di più, di meno, e cioè, ci sono questi rocchetti dove questa cosa si sbroglia o non si sbroglia. Quindi l'informazione dall'interno esce verso la cellula e quindi fa il fenotipo. Cosa succede? Che praticamente il paragone con lo score, cioè chi è musicista, io non lo so, mia figlia lo è, chi è musicista sa che c'è lo spartito. Lo spartito è il DNA, ma ogni diciamo, direttore d'orchestra si fa le sue notazioni. Quindi fa un tono un po' più alto, un tono un po' più basso. Ecco, l'epigenetica è questo, sono i toni con cui il DNA esprime un gene, cioè una specie di tuning. Avete una radio che può, la mettete su quel segnale, che è quel segnale genetico, la potete accendere, cioè se la tenete accesa quel segnale non vi arriva, eppure c'è, no? Poi la accendete, il segnale arriva, lo potete fare più alto o più basso. Quindi l'espressione del nostro patrimonio non è tutto nei nostri geni, come voleva il gene egoista, e quanto questa cosa fa il tuning, cioè quanto si esprime del patrimonio genetico, quindi quanto, chi è che annota lo spartito, chi è che annota il DNA? E l'ambiente nell'espressione più vasta del termine, dall'alimentazione all'esercizio fisico, agli stili di vita, fanno il tuning, cioè fanno esprimere quella struttura complicata della network di espressione epigenetica del genoma e aprono l'ambiente, quindi le epimutations, cioè non sono più dovute soltanto a sostanze e radiazioni, ma alla nutrizione ad esempio. Si apre quindi all'ambiente e si ha l'assimilazione, vedete, un dato sconvolgente, quindi dal neomarchismo e il neodarwinismo si uniscono nel neo-Waddingtonismo, perché il tizio, il primo che lo intuì, fu Waddington. Non posso spendere più tempo per andare in dettaglio, però tutta la nutrizione in senso lato, vedrete ora, è impressionante, perfino le carezze e il licking da parte dei sorcetti creano l'assimilazione genica, cioè il caso più tipico e più noto è l'agouti. Questo è un gene che si esprime o non si esprime. Quelli non sono la stessa specie, sono due topolini della stessa specie. Uno ha un'alimentazione arricchita, quindi ha meno fattori metilanti, perché la metilazione è uno dei processi di espressione della, non posso appunto scendere in dettaglio anche della metilazione, impossibile, ma l'acido folico, le vitamine B probabilmente anche la vitamina D, esprimono quei geni o non li esprimono. E quindi quel sorcetto, semplicemente mangiando e essendo nutrito in maniera diversa, appare uno obeso e sventurato, umano, e l'altro invece no. Chi è che media? L'intestino, ad esempio. Quindi noi smontiamo i pezzi, quindi l'epigenetica che cos'è? Prendiamo il cibo, l'acido folico, le betanine, la colina, la vitamina B, e smontiamo i pezzi, quindi del DNA, e li rimontiamo secondo un'espressione maggiore o minore in funzione di quello che mangiamo, quello di cui ci nutriamo. La cosa pazzesca è che si trasmette tutto questo transgenerazionalmente, nel senso che chi l'ha assimilato, ora, non certamente il naso fatto dal chirurgo plastico, ma chi ha assimilato attraverso la modificazione genetica epigenetica, la modificazione e l'epigenoma, lo trasmette in prima, seconda e terza generazione. E le cose che succedono sono sconvolgenti, perché la caseina durante la pregnancy o la caseina l'8, il 9, 8%, e succedono due cose che si trasmettono, le caratteristiche
una dieta con restricted, con le proteine, poche proteine o molte proteine, produce degli effetti totalmente diversi che si trasmettono di generazione in generazione. Come succede? Succede che praticamente addirittura l'effetto marsupio, cioè le cure materne, cioè si è visto nei soggetti, se ci sono più cure materne, e questo lo dice la Lunga ad esempio sui cinesi, sui famosi bambini abbandonati in Cina, che si muovono in questo modo per cercare di farsi loro, no? E quando è nata mia figlia prematura, noi dovevamo, mia moglie e io dovevamo tenerla per l'effetto marsupio, ci ha detto, no? Il neonatologo. Perché il contatto produce una differenza. Alto corticosterone, alta ansietà, nel low licking grooming, cioè quando il sorcetto, la mamma, le colpe dei padri le cadranno sui figli, dice la Bibbia. Io ho pensato sempre che fosse ingiusta questa frase, ma soprattutto quelle delle madri, ancora più quella delle madri, è così. E la sperimentazione dice questo, mi dispiace, ma oneri e onori. Avete il privilegio di generare una nuova vita che a noi uomini è completamente avulso, è sconosciuto e deve essere un'esperienza pazzesca, mind blowing, altro che invidia del pene di cui parlava Freud. E noi ci lambecchiamo creando qualcosa come la musica, l'arte, cioè, ma non c'è paragone. E il sogno di una cellula è diventare due cellule, dice, non mi ricordo quale scrittore. E viene citato da Italo Calvino. E quindi invece chi non viene curato, chi ha low clicking è ansioso, chi no sta bene, insomma, cioè, e te sfido. E là c'è il meccanismo di srotolamento, perché ognuna di queste cose che vi dico ha dei meccanismi ben precisi che riguardano molecole e contromolecole che si occupano di sbrogliare o meno la matassa del DNA. Quindi sono meccanismi in cui non posso entrare in dettaglio. La cosa interessante è che voi ereditate, penso anche le donne lo facciano, la scelta del partner. Allora, le CUS, la femminuccia del soggetto valuta le proprietà del tizio, del suo compagno, e questo viene trasmesso poi per via in seconda e terza generazione. Quindi c'è un imprint epigenetico nella scelta del briatore o dello scasacane, insomma. Poi briatore secondo me è uno scasacane, ma quello è un altro, quello è un punto di vista. Quindi cosa succede? Che addirittura la presenza, la lettiera, cioè il tipo di vita che le persone fanno, quindi un ambiente più ricco o meno ricco, no? Quindi un ambiente stimolante o l'ambiente sociale distrutto di una periferia, possono creare problemi grossissimi. E ci sono meccanismi, ad esempio, nello sviluppo, quella cosa più sconvolgente è che il modello più tipico, più utile, sono i gemelli. I gemelli monozigoti, soprattutto, hanno una differenza, quel lavoro che ho fatto sul caos si basa su una differenza genetica dello 0,01%, ma che diventa nel tempo enorme per lo stile di vita che i due se sono separati alla nascita o sono separati nella vita e fanno vite diverse, divergono, eppure hanno lo stesso codice genetico praticamente, differiscono per 0,01, eppure il tipo di vita che fanno. E lì vedete la percentuale dei coppie di gemelli che hanno gli stessi tratti, ma chiaramente hanno la genetica lì è uguale, la differenza è solo lo 0,01. La schizofrenia si può esprimere o non esprimere in persone che portano il gene della schizofrenia, ma non sviluppano, cioè il tuning non è on, è off. Quindi gemelli separati alla nascita che hanno uno è schizofrenico e l'altro no. Okay? Quindi è una cosa, secondo me, che dà l'idea della responsabilità sociale, della medicina preventiva, dello sviluppo sociale o meno. È una cosa bella pesante, diciamo, da questo punto di vista. Non c'è solo la genetica e la predisposizione. Altra cosa, questa la creazione delle cosiddette cicatrici molecolari. Chi subisce traumi ha cicatrici molecolari. Una cicatrice molecolare nei suicidi rispetto al controllo. Hanno preso i cervelli dei suicidi e i cervelli di gente che era morta per incidente, che erano comparabili in tutto lo stile di vita, eccetera, eccetera. Guardate, l'espressione di quel RNA nei suicidi e nel controllo. Ovbene, la RNA methylation, che è un indice dell'espressione genetica, no? Di quella quantità, che l'RNA methylation nell'espressione della tuning epigenetico, è correlata al stato di suicidio, quindi che ha subito, che sono stati abusati, portano una traccia e sono tendenzialmente più suicidi per motivi strutturali. Cioè, dove la psicologia deve fare un,
un salto ancora maggiore. Negli esseri umani è pazzesco l'influenza sui racconti. Allora, quelli che sono stati soggetti nei campi di concentramento, gli ebrei, hanno le persone che in Israele vanno in guerra e che subiscono più degli altri lo stress post-traumatico, la sindrome di stress post-traumatico. Ora, ci potrebbe essere l'influenza dei racconti dei loro nonni che sono stati nel campo di concentramento, ma i topi non si possono raccontare le esperienze, e quindi questa è un'altra delle cose che mi ha sconvolto. Addirittura, nel caso delle madri post-traumatiche da stress del crollo delle Torri Gemelle, c'è una relazione tra il cortisolo salivare, cortisolo che hai detto tu giustamente, è uno degli elementi, lo score dello stress post-traumatico, e che viene trasmesso per via epigenetica. Cioè questa è la cosa grave, che viene trasmessa ai propri figli, quindi c'è una predisposizione dell'alcolizzato. Il non alcolizzato farà, il tizio non deve necessariamente diventare alcolizzato, non è un fatto destinato, ma ha una predisposizione maggiore. E addirittura c'è un aspetto di tipo legale, cioè la variante LO di un gene predispone, con il disposto combinato dell'ambiente d'abuso, all'aggressività, cioè i tipi incazzosi, ecco, possono essere originati da questo tipo di situazione. E in effetti sia in Italia che in USA si è riconosciuto come una condizione. Quindi veniamo a uno che aveva molti torti, ma se non quello soprattutto di aver scambiato la causa con l'effetto. Lombroso aveva ragione, ma aveva scambiato causa con effetto. Non è che questi tipi sono così perché vogliono, e loro tendenzialmente tendono a essere così, e quindi sono delinquenti, sono diventati così. Champagne, questi lavori di Champagne ve li consiglio. Questa tizia ha fatto dei lavori incredibili da questo punto di vista, perché nelle varie fasi della vita ci può essere l'influenza, e quindi la somatica, l'espressione, le strutture. Curiosamente il tizio sotto però somiglia a Lombroso, quindi vi dico che forse non è proprio così. E quella è una cosa che ho voluto mettere, giusto perché quello è un delinquente, lui no, ma non lo so, qualcuno lo considera un delinquente, questo è ancora un dibattito aperto. Cosa succede? Chi è che media queste cose? E veniamo al discorso vostro, di questa serata. Sono quello che una volta, finirò, vedete che se ci arrivo perché i tempi sono stretti, Pino lì cucina e ce l'ho più di cantina, diceva mia nonna. Cioè, mangiare sano, un bicchiere di vino che ne dica la viola, non credo che sia un problema. E in ogni, certo, ogni abuso, ogni eccesso e difetto, il medio stat virtus, e i meccanismi ci sono esatti uno a uno. Non si tratta di cose da New Age. Ogni sostanza che vedete, che voi conoscete meglio di me, ha un'influenza di tipo epigenetico. Una mela al giorno leva il medico di torno. E poi prevents mammary tumors in rats. Quindi è vero che una mela al giorno, evidentemente, anche io che ho come santo da 65 anni San Giovanni la prostata, so che se vado a fare esercizio e miglioro l'alimentazione, la cosa più sconvolgente è che nei ratti in cui si è inserito il gene della progeria, quindi l'invecchiamento voluto e precoce nei ratti, la progeria è una cosa che a me fa paura veramente, è una cosa spaventosa, e viene alterato, è una epimutazione, quindi una cosa della lamina, voi sapete bene, io non mi perdo in queste cose. Quell'epimutazione nei ratti, se li mettono a correre, sapete che i ratti li fanno correre nella cosa, riducono per via epigenetica l'espressione e quindi invecchiano meno. Quindi stanno facendo negli Stati Uniti un programma per allenare i bambini affetti da progeria a migliorare, no? A evitare. L'altra cosa che sul Nature è uscita, questa cosa sul Pyron Gap, cioè fate esercizio fisico, e ci sono tutti gli studi, indagini contro il breast cancer. Allora, veniamo a chi media tutto questo. Le mediatori di tutto questo possono essere i batteri. Noi non siamo gli unici, quella è la massa degli animali, e quelli sono i microbi per animale. Noi siamo là, ci attestiamo, come dici tu, a livelli molto molto alti, vicino addirittura a goat, alla cow, alle mucche. E questo è il nostro bravo mediatore. Quanto tempo mi è rimasto? Zero. 4 minuti. Allora, devo correre, vi faccio vedere, questo è soltanto un glimpse di quello che è la complicazione che ha il metabolismo microbico in relazione alle diete, con la fibra, i folati, cioè,
e chiaramente questa sola slide ci prenderebbe tutta la serata praticamente, ma giusto per darvi un'idea di quello che succede nella relazione. Nella relazione tra la parte intestinale, il microbiota di cui parlava lei e il coding dell'RNA, trascrizione, e l'istone methylation o la DNA methylation. Gli istoni sono questi rocchetti su cui il DNA si va srotolando. Questa mediazione, che è epigenetica, una volta acquisita può essere trasmessa per via transgenerazionale. E quindi plant-based diet contro hi-fi diet, quindi è sempre mediata per via microbica, quindi i nostri microbi che avete visto, condividiamo con un sacco di animali, quella slide che vi ho fatto vedere prima, questa, noi la condividiamo, ce ne sono alcune che le termiti sono obbligatorie, questa è la parte dell'ecologo, le termiti devono farlo per forza, devono averli per forza se non muoiono, ma anche noi senza microbiota non sopravviveremmo, quindi noi siamo un ecosistema dentro un ecosistema. Questo è esattamente quello di cui parlavi tu, no? Quindi lo salto perché... E vengo soltanto a dire... Mi dispiace, dovevo focalizzare soprattutto sulla parte epigenetica per introdurvi all'epigenetica. Penso che molti di voi la conoscono, quindi magari ho detto delle cose ovvie. Ma la cosa importante è che la parte della dieta arriva sulla DNA attraverso l'epigenetica e si esprime. Ok? Quindi... Ed ovviamente tutto il microbiota è mediatore di questa azione. E quindi tutte le malattie o lo stato di salute sono dovute a questo equilibrio-disquilibrio che è mediato dai batteri e che è legato, e badate bene, bisogna farlo subito e prima per i bambini e per evitare che questo sia trasmesso in seconda e in terza generazione. Cioè non salvate soltanto il tizio, salvate probabilmente anche i suoi futuri figli o nipoti. Quando, no? Quindi vi prego i medici di avere... di non fare più le autopsie in vita ai pazienti, per una visione clinica, no? Come dico io, che non sono medico. E quindi queste sono, ad esempio, uno dei meccanismi che porta poi al dettaglio, ripeto, in cui non ho il tempo di entrare, una è la carcinogenesi, altro meccanismo che ha un mediatore epigenetico ed ha un mediatore istonico, methylation, quindi epigenetico. Okay? Quindi ha microbiota ed epigenetico. Questo dovrebbe essere più o meno una cosa di cui voi vi occupate più di quanto me ne posso occupare io. E qui se lo posso fare, volevo farvi vedere una vecchia pubblicità, ma non ho il tempo, devo saltarla. Sì, era la vecchia pubblicità dell'olio d'oliva. E due minuti sono, mi dispiace, ma me la devo prendere se volete, non so se neanche se parta. Ok, no, non parte più nemmeno, no, vabbè, ok. Era la pubblicità della società per introdurvi a questa ultima cosa, che è una cosa che abbiamo noi, che è il nostro olio d'oliva, e il famoso motto che vi dicevo prima, quello di mia nonna, che a 95 anni mi chiamò espressamente per dirmi: figlio, basta con la pastina, voglio i maccheroni di casa col suo. E io gli dissi: ma a 95 anni mi dicevano che gli potevano fare male, può morire, e ma muore contento. Ecco perché parlavo della viola. C'è un trade-off nella nutrizione, uno non può diventare, no, non può diventare un santo, a meno che non sia chiamato a santità. E ogni tanto un piatto di maccheroni di casa, no, o il morsello, non è che vi fanno male, non fanno male. Allora, l'olio di oliva si dimostra che ha un effetto effettivamente epigenetico ed effettivo. Vi concludo questo raccontandovi soltanto questo piccolo aneddoto. Quando sono andato, siccome sono molto credente, per motivi miei, quando sono andato a fare questa cosa alla Spice, sono andato a Trapani, in questa meravigliosa tornara che era diventata un albergo. Sono entrato e io avevo messo questo mio amato santo e l'avevo messo nella presentazione. Entro nella chiesetta che era dedicata a Gesù, al cuore di Gesù, in questa che era ancora consacrata, in questa tonnara, e che cosa c'era sull'altare? L'immaginetta di Muscati. Quindi io voglio dire, è stata una coincidenza? Per me no. Quindi vi richiamo al suo e a quello che conoscete tutti, la preghiera di Moammonite. Grazie. Grazie a lei, professore. Grazie veramente. Adesso passiamo alla professoressa Filomena Conforti, professore associato di biologia farmaceutica, Dipartimento di Farmacia, Università della Calabria,
dalla Green Med alla nutraceutica. Il titolo della presentazione, il ruolo delle piante officinali. Facciamo correre un po' i nostri relatori oggi, però ne vale la pena, così abbiamo più interventi. Ecco. Grazie, grazie a tutti. Ringrazio Giancarlo, ovviamente, per l'organizzazione e tutti gli altri che sono intervenuti oggi. E io mi volevo ricollegare subito alla relazione che mi ha, interessantissima relazione che mi ha preceduto, dicendo come appunto l'ambiente ci influenza tantissimo, no? Ci influenza tantissimo, e abbiamo parlato di Calabria, abbiamo parlato di questa legge che è stata istituita, e non possiamo non citare quella che è la dieta mediterranea. Dieta mediterranea che oggi non è più intesa semplicemente come assunzione di particolari alimenti, sappiamo che è soprattutto deputata all'utilizzo di piante, ma il termine dieta mediterranea adesso non è più solo l'elenco di alcuni alimenti, ma è visto più come un insieme di competenze, di conoscenze, di pratiche, di tradizioni che vanno sia dall'inizio dell'utilizzo della pianta, quindi sia dalla coltivazione, dalla raccolta, dalla conservazione, trasformazione, preparazione e quindi utilizzo di questi alimenti. È ovvio che all'interno dell'alimentazione e della nutrizione noi troviamo tantissimi tipi di preparazioni, no? Possiamo andare dai semplici alimenti, ma abbiamo anche adesso molto in voga gli alimenti funzionali, gli integratori alimentari. Abbiamo sentito che c'è una crescente domanda di questi prodotti e soprattutto di nutraceutici. Nutraceutici che adesso sono molto conosciuti, anche se se ne fa a volte un uso improprio, no? Un po' in termini di marketing, diciamo così, più che altro. In realtà quello che su cui dobbiamo soffermarci è che questo termine nutriceutico, come diceva anche la professoressa Sinicropi, unisce il termine nutrizione e farmaceutico. Li unisce, ma la cosa fondamentale, come diceva anche il professore Statti, è che dobbiamo sicuramente dimostrare che queste sostanze, queste preparazioni sono prima di tutto efficaci, no? E lo dobbiamo dimostrare scientificamente, e soprattutto ancora di più che siano sicuri, quindi sia la sicurezza e l'efficacia. E questo è quello che ci dice anche di fare la European Food Safety Authority, no? Perché con gli Health Claims ci dice che le indicazioni sia nutrizionali, ma anche e soprattutto le indicazioni riferite all'aspetto salutistico di queste formulazioni che vengono riportate in etichetta siano corrette e comprensibili, e quello che ci riguarda di più siano scientificamente provate. Ed è proprio su questo, cioè noi non ci possiamo basare solo su usi tradizionali o usi antichi e quant'altro. Sicuramente quello sono importanti per noi, perché possono essere un punto di partenza, un input anche per questo, ma quello che a noi importa è provare scientificamente effettivamente che questi prodotti siano prodotti validi. Al centro comunque di tutte queste formulazioni, di questi prodotti, ci sono appunto le piante. Noi stiamo parlando di più di piante alimentari, ma
all'interno di questa legge che è stata istituita recentemente, la legge nazionale, e ancora più recente la legge regionale, non si parla più solo di piante alimentari o piante medicinali, si parla in generale di piante officinali, che include un po' tutto, cioè ossia le piante alimentari, le piante medicinali, le piante da profumo, e addirittura include anche i licheni e i funghi all'interno di questo termine. E sappiamo che le piante sono dotate di un metabolismo primario, che se facciamo riferimento solo alle piante alimentari, queste, diciamo, il metabolismo primario ci dà i nutrienti, no? I carboidrati, le proteine e i lipidi, ma l'aspetto salutistico, quindi questo dal punto di vista nutrizionale, ma l'aspetto salutistico che invece associamo di più a queste piante ci viene dato dal metabolismo secondario delle piante, che all'interno delle piante alimentari noi conosciamo come non nutrienti, ma più in generale, visto che queste sono, diciamo, presenti in tutti i tipi di piante, le conosciamo come phytochemicals. Abbiamo sentito anche poco fa alcuni di questi composti, no? Alcuni, ce ne sono tantissimi, ce ne sono migliaia che sono stati identificati, anche se dal punto di vista scientifico, considerate le tantissime specie di piante che noi abbiamo presente anche in Calabria, solo una piccolissima parte sono state effettivamente scientificamente studiate di queste piante, quindi ancora ci può essere tanto lavoro che può essere fatto e quindi che può portare alla scoperta di nuove molecole o di nuove attività di queste stesse molecole. Ne abbiamo tantissime, flavonoidi come le catechine, le antocianine, oppure abbiamo citato il vino, sappiamo che ci sono presenti gli stilbeni come il resveratrolo, gli alcaloidi purinici come la caffeina e teofillina, ma anche composti anche molto semplici come possono essere i monoterpeni che ritroviamo in tantissime spezie, no? Che abbiamo qui sul nostro tavolo, il linalolo, il carvacrolo, il limonene. E abbiamo citato la dieta mediterranea, no? Come stile di vita, appunto, invece di più recente, che ormai diciamo è ben conosciuto, invece di più recente introduzione è la Green Med. Che cos'è questa Green Med? Ossia la dieta mediterranea verde. È una dieta mediterranea alla quale viene associato un elevato contenuto appunto di particolari phytochemicals, quelle che abbiamo visto prima, quindi costituenti secondari della pianta, non nutrienti, quindi questi composti, e tantissimi studi recentemente vengono fatti su questo, cioè associare, vedere come se la dieta mediterranea green sia più attiva in particolari situazioni rispetto invece alla semplice dieta mediterranea. E giusto volevo citare qualche studio, per esempio questo è stato, diciamo, testato sia la dieta mediterranea su dei soggetti, ma è la dieta mediterranea green alla quale venivano dato un elevato contenuto di polifenoli che derivavano dalle noci, dal tè verde, sappiamo essere ricchissimo in epigallo, catechine callate, e ho ancora di questa lenticchia d'acqua, la Wolfia globosa, che fornisce un ulteriore 800 mg di polifenoli. Beh, si è visto che questa dieta, con questa dieta si otteneva una riduzione del grasso viscerale notevolmente superiore rispetto solo alla singola dieta mediterranea. E lo stesso discorso, utilizzando gli stessi composti, si è avuto quando si è andata a valutare la potenziale attività neuroprotettiva contro la neurodegenerazione legata all'età, di cui abbiamo sentito prima la dottoressa Mercuri parlare, no? Quindi, che cosa significa? Significa che queste sostanze polifenoliche effettivamente hanno questa attività, hanno questo effetto. E quindi i polifenoli perché sono così importanti nella neuroprotezione? Perché quando vengono assunti a livello orale, quindi ad esempio con gli alimenti ma anche con altre preparazioni, possono subire delle modifiche a livello intestinale grazie proprio al microbiota intestinale.
abbiamo sentito che c'è questo collegamento bidirezionale, no, tra intestino e cervello. Che cosa succede? Succede che quanto questi composti, che di solito nelle piante si trovano sotto forma complessa, di solito sono sotto forma glicosilata, che cosa significa? Che hanno delle molecole di zucchero legate alla propria, alla struttura, diciamo, principale. Il microbiota che cosa fa? Scinde questi legami dello zucchero, quindi fa un'idrolisi in realtà, e fa sì che questi composti possano essere assorbiti, quindi attraversare la barriera intestinale e raggiungere quindi il cervello. Siccome hanno questo tipo di attività di diciamo intervenire nella neuroprotezione, da qui appunto questo tipo di attività. E come lo fanno? Lo fanno principalmente perché, come abbiamo anche già sentito, ci sono questa serie di citochine proinfiammatorie che vanno ad interagire a diversi livelli, no? E soprattutto nella cascata JAK-STAT, in questo pathway di segnale, che aumenta questo stato infiammatorio, ma non solo, possono avere anche delle ricadute molto ancora più importanti, perché per esempio possono diciamo favorire la proliferazione, la crescita e l'invasione anche di cellule tumorali, oltre che il processo specifico di infiammazione. In letteratura sono presenti già diversi studi che hanno messo in rilievo molte sostanze fitochimiche che posseggono questa attività, che possono andare ad agire a diversi livelli, nell'inibizione delle citochine proinfiammatorie oppure nell'inibizione della fosforilazione di queste proteine JAK-STAT. E proprio da qui siamo partiti con dei recenti studi che abbiamo condotto presso i nostri laboratori qui nel Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. E in particolare uno studio ha riguardato la valutazione dell'inibizione delle citochine proinfiammatorie prendendo come punto di partenza estratti della glicirizza glabra, che non è altro che la nostra liquirizia. La Calabria si connota, diciamo, per questo tipo di pianta, e sappiamo che nella liquirizia il composto più importante, principale all'interno di questa pianta è sicuramente la glicirrizina. La glicirrizina, che possiede appunto delle molecole di zucchero all'interno della struttura, ma come abbiamo detto, per essere attive queste sostanze, perché possa attraversare la barriera intestinale, devono essere senza queste molecole di zucchero, quindi devono essere idrolizzate. Il composto che deriva dall'idrolisi della glicirrizina è l'acido 18 beta glicirretinico. Ma all'interno della liquirizia troviamo anche un altro composto, che è l'isoliquiridigenina, che appartiene appunto alla famiglia dei flavonoidi, quindi è un calcone che è dimostrato essere anche un composto molto attivo. Noi che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto raccogliere, quindi prendere questi campioni di liquirizia in diverse zone, anche per vedere come l'ambiente interviene anche nel metabolismo stesso della pianta e quindi vedere la differenza nel contenuto di principi attivi e di sostanze, e utilizzare l'estratto tal quale oppure l'estratto idrolizzato, perché abbiamo detto che l'idrolisi, quindi i principi attivi idrolizzati, potrebbero essere più attivi. Ovviamente importantissimo prima di procedere con la valutazione dell'attività biologica è quella di standardizzare un estratto, un fitocomplesso, come lo vogliamo chiamare, no? Quindi standardizzare nei componenti principali, quale può essere appunto, abbiamo detto, la glicirrizina, l'acido 18 beta glicirretinico, e come vedete, quindi per esempio la glicirrizina si ritrova ovviamente di più nei campioni tal quali non idrolizzati, invece l'acido 18 beta glicirretinico si ritrova negli estratti idrolizzati, e
anche nella quantificazione di isoleucuri di genina, perché dalla letteratura diciamo, si evinceva che anche questo composto poteva avere particolari attività. E allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a valutare l'inibizione di queste citochine proinfiammatorie come TNF-alfa e interleuchina 6, e i risultati che cosa ci hanno indicato? Ci hanno indicato che tutti gli estratti avevano attività per inibire appunto queste citochine proinfiammatorie. Addirittura avevano attività maggiore del singolo principio attivo e in particolare gli estratti idrolizzati, quindi che contengono tutte le molecole senza le molecole di zucchero, risultavano notevolmente più attive. Quindi la cosa, ecco, importante, il punto da focalizzare è proprio questo, cioè che gli estratti, quindi i fitocomplessi che noi abbiamo ottenuto dalla pianta, che poi è quello che noi teoricamente assumiamo, no, con la dieta, sono molto più attivi. E anche nella valutazione dell'inibizione del nitrossido, che è un mediatore dell'infiammazione, abbiamo avuto questa attività, cioè gli estratti sono più attivi dei singoli principi attivi. Abbiamo valutato anche la inibizione della fosforilazione delle proteine coinvolte appunto nel processo infiammatorio, quindi questo pathway di segnale JAK-STAT, e si è visto anche qui che gli estratti nell'inibizione della fosforilazione di JAK sono paragonabili al singolo principio attivo, invece nell'inibizione delle proteine delle STAT3, della fosforilazione delle STAT3, gli estratti risultano essere molto più attivi rispetto al singolo composto. Lo stesso tipo di analisi è stato fatto su un'altra classe, su un'altra, diciamo, genere di piante, questo si chiama Cacris. Perché abbiamo voluto fare questo studio? Perché questo genere di piante non contiene polifenoli come la glicirrizza, ma contiene un'altra classe di composte che si chiamano furanocumarine. Il principale, diciamo, composto che conosciamo forse di più è il bergaptene, che è contenuto in tantissime altre piante. Ma in questa pianta, oltre al bergaptene, sono presenti anche altri composti come la xantotossina e l'isopimpinellina, che sono sempre furanocumarine. E poi, diciamo, vi dico perché abbiamo voluto testare questo estratto. Questo, diciamo, la distribuzione di questo genere di piante, che è soprattutto presente nella nostra regione, ma anche in altre regioni d'Italia. Abbiamo testato quindi diverse specie di questa pianta, di questo genere Cacris, e utilizzando anche tecniche di estrazione diverse, perché ovviamente anche le tecniche di estrazione possono influenzare poi il contenuto di quello che possono essere i composti all'interno. Anche qui sempre standardizzare, titolare l'estratto che noi abbiamo ottenuto in furanocumarine, quindi abbiamo valutato la quantità di xantotossine, bergaptene e isopimpinellina. Valutato quindi l'attività di inibizione delle citochine proinfiammatorie TNF-alfa e interleuchina 6 e del mediatore dell'infiammazione nitrossido, e anche qui gli estratti, in particolare alcuni di questi estratti, sono risultati essere più attivi della singola molecola, in questo caso il bergaptene, presa come composto di riferimento. E lo stesso andamento abbiamo avuto per la valutazione dell'inibizione del pathway di segnale JAK-STAT. Quindi che cosa, diciamo, abbiamo voluto valutare nello specifico? Abbiamo voluto valutare il fatto che quindi continuando nello studio di queste piante che si ritrovano nell'area mediterranea, noi possiamo ottenere dei composti fitochimici, ma più che i singoli composti fitochimici, dei fitocomplessi che, se opportunamente standardizzati e quindi titolati, possiamo capire dalla valutazione dell'attività biologica di questi fitocomplessi che effettivamente tutti i componenti che noi ritroviamo all'interno possono avere una sinergia d'azione
e quindi avere un effetto migliore. Ecco perché prendere tutto quello che c'è all'interno di una pianta può essere sicuramente vantaggioso, ed è proprio quello che è uscito fuori da questo interessantissimo articolo dell'Enea, che sicuramente le piante hanno un valore aggiunto, danno un valore aggiunto proprio nel fornire queste sostanze bioattive sia in ambito farmaceutico che in ambito nutraceutico. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie a lei professoressa. Tutti in perfetto orario, quindi insomma, grazie veramente. Possiamo proseguire con il medico Titti Curti, medico specialista in geriatria e internista. Il titolo della presentazione è Nutrizione negli stati infiammatori intestinali. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Grazie al professore Satti, di cui anch'io mi onoro di essere amica. Infatti lui ha usato il mio diminutivo, Titti, perché il mio vero nome è Achiropita e infatti c'è il timbro di Rossano lì della liquidizia. Va bene, non c'è il telecomando, vero? Ok, va bene. Nutrizione dovrebbe essere quella lì. Vediamo se è questa. Sì, ok. Perfetto. Allora, quando mi ha chiesto di collaborare, io contentissima, anche perché abbiamo da pochissimo proprio inaugurato questa collaborazione con l'azienda ospedaliera e l'università, quindi veramente sono felice di iniziare proprio io, insomma, il seminario. Nutrizioni negli stati infiammatori e intestinali. Ho fatto una carrellata di articoli, anche perché le slide resteranno a chi insomma ne vuole usufruire, e mi sono soffermata soprattutto sulle linee guida più recenti e poi sullo studio STRIDE, che ha dato i target, no, degli obiettivi a breve e a lungo termine, quindi dove si evidenzia proprio non solo la cura e quindi la riduzione delle remissioni, ma si fa menzione in particolare alla qualità della vita, quindi nella globalità noi dobbiamo riprendere. È vero che stiamo andando incontro alle tecnologie, ma l'arte medica deve mantenere la sua memoria, perché quello permetterà di interpretare anche le future tecnologie e la globalità del nostro paziente. Quindi anche linee guida europee che mi appartengono, l'ESPEN, l'ASPEN, e in particolare uno studio che vuole sfatare un mito. Quando noi pensiamo a questi pazienti con infiammazioni croniche dell'intestino, pensiamo sempre al paziente un po' cachettico, malnutrito. In realtà non è così, perché in letteratura è evidente, e anche nella clinica, come molti di loro sono in sovrappeso, con un'obesità viscerale, che la raggiungono proprio perché indotti da una sarcopenia, cioè nella composizione corporea che ci caratterizza, riducono la colonnina di energia. Questo slatentizza delle insulinoresistenze, rallenta il metabolismo e diventa poi anche causa di una distribuzione di grasso viscerale. Solo che io devo imparare ad andare avanti. Bene, grazie. Allora, quindi sappiamo tutti che sono malattie infiammatorie croniche intestinali a carattere cronico e ricorrente recidivante. Sono differenti perché la malattia di Crohn può colpire ogni tratto dell'apparato gastroenterico, dal cavo orale al retto, ed ha un'infiammazione transmuraria, per cui la caratteristica clinica purtroppo può essere la fistolizzazione, poi le stenosi. Sono dei pazienti che possono andare incontro alle resezioni del tratto intestinale, quindi alla sindrome dell'intestino corto, mentre per quanto riguarda la colite ulcerosa riguarda soltanto il retto, quindi il colon, però è purtroppo più predisposta alla trasformazione cancerogena. Ora, l'eziologia è multifattoriale, sicuramente alla base c'è questa risposta immunologica anomala, che viene, si innesca contro antigeni ubiquitari. Quindi vi hanno parlato magistralmente di questo microbiota, cioè noi abbiamo questi ospiti, anche se siamo noi ospiti, no, di queste cellule che sono miliardi,
e che comunicano col nostro codice genetico. Una parola dobbiamo memorizzare, che è infiammazione. L'infiammazione è il denominatore comune spesso di tutte le trasformazioni e anche di informazioni sbagliate. Le persone, la prevalenza purtroppo è alta, non c'è differenza tra fascia d'età e diciamo abbiamo anche una fetta di età, diciamo un raggio tra 15 e 45 anni, quindi abbastanza ampio. Come si correla la nutrizione? Perché c'è stato un incremento notevole dagli anni 70 quando si è visto e lì si è cominciato a pensare, perché lo dicevo prima col professore Asciotti, in fondo la medicina nasce dall'osservazione e questa è la nostra più grande forza e quindi si è visto che diciamo in quegli anni, quindi di dieta occidentale, di una vita un po' meno sana, si è avuto un incremento notevole di questa patologia e da lì gli studi. Vado avanti. Ci dobbiamo abituare. Allora, il ruolo della dieta. La dieta sicuramente ha un impatto importante in questo microbiota di cui la dottoressa vi ha parlato. A noi interessa la disbiosi. Purtroppo quando si alterano queste popolazioni, diciamo, di questi ceppi, noi se ne conoscono i nomi ormai perché si conosce il codice genetico, si sa che alcune popolazioni hanno un fattore positivo sulla nostra salute, quindi le comunicazioni sono la sinfonia di cui parlava il professore, ha un buon suono, altre volte invece diventa cacofonica. Bene, come sappiamo anche statisticamente qual è la dieta che diciamo si accompagna di più alla trascrizione genica, no, di queste malattie infiammatorie, che è esattamente il contrario di quella mediterranea, quindi una dieta ricca di grassi saturi, carne rossa, zuccheri raffinati, povera di fibre. Bene, ma come gli alimenti si possano in qualche modo possano determinare una loro informazione, no, sul nostro codice genetico? Beh, lì ci sono ancora studi e credo che tanti ce ne saranno, perché è difficile comprendere nel pathway dell'organismo umano cosa avviene, quindi ci sono delle variabili che devono essere considerate. Una certezza l'abbiamo, che nelle fasi acute della malattia la nutrizione enterale è una nutrizione, diciamo, che dà degli effetti antinfiammatori e risolutivi al pari della terapia steroidea. Quindi cosa dicono gli studi? In particolare sono allineati, quindi dobbiamo incentivare una dieta ricca di fibre, acidi grassi, quindi per la popolazione, per incrementare la popolazione batterica ideale, immunonutrienti come gli acidi grassi 3 rispetto agli acidi grassi 6. Per quanto riguarda invece il ruolo dei carboidrati, ancora ci sono degli studi contrastanti e lo stesso anche per l'uso dell'alcol, come dice questo studio EPIC. Quindi diciamo che sono dei sorvegliati speciali. Ma quello che nella mia relazione, a parte il tipo di diete che ora vi farò vedere, vorrei porre l'attenzione è la gestione clinica di questi pazienti. Io sono una geriatra e quindi sono arrivata allo studio della nutrizione per amore del metabolismo. Quindi la presa in carico di questo paziente deve tener conto di questi concetti che ormai sono radicati nella medicina. La malnutrizione per difetto o per eccesso, che rende il paziente fragile, sarcopenico, fragile, lo rende disabile e che ne aumenta le complicanze. Le complicanze legate a questa carenza di micronutrienti, di cui ormai la letteratura veramente è molto, diciamo, precisa riguardo sui loro, diciamo, effetti, no, sulla nostra salute. L'osteoporosi che caratterizza questi pazienti e nei bambini garantire la crescita. Purtroppo nei nostri ospedali abbiamo ancora, diciamo, un'alta incidenza di malnutriti. Quali sono i meccanismi di malnutrizione? Beh, se voi guardate, qua non funziona bene il mouse, comunque al centro malnutrizione, cosa
perché il paziente si malnutrisce? Perché riduce l'intake calorico? Perché ha dolori? Perché deve subire delle terapie che spesso sono anoressizzanti o che diciamo determinano una riduzione, un alterato utilizzo dei nutrienti, la stessa ospedalizzazione, ma soprattutto l'infiammazione, le citochine infiammatorie sono cannibali, perché quando si determina a livello recettoriale una difficoltà di azione dell'insulina, bene, voi siete diciamo giustamente maestri in questo, quindi conoscete come i nostri ormoni e i nostri, diciamo, le nostre molecole parlano tra di loro. Quindi si sottrae per azione degli ormoni controregolatori il carbonio del muscolo e il fegato diventa un produttore di glucosio in questi pazienti e a volte diventa anche grasso paradossalmente nella malnutrizione per lo spillover degli acidi grassi. Quindi è una situazione veramente che nel nostro paziente crea uno stato di, diciamo, di sofferenza, comunque di patologia nella patologia. Cosa fa il paziente se non è guidato? Si ascolta, quindi comincia a eliminare tutti gli alimenti che secondo lui gli fanno male e delle volte dà responsabilità anche ad alimenti innocenti, quindi dobbiamo essere noi a guidare il nostro paziente perché elimina spesso i latticini, la frutta e la verdura, cioè va contro i dettami praticamente della dieta mediterranea e favorisce ancora di più quello che vi ho fatto vedere prima, quindi l'osteoporosi. È necessario guidare questi pazienti. E poi un'altra osservazione, sempre partendo dall'arte medica, no? Cosa osserviamo noi clinici? Che dalla malnutrizione il passo ai disturbi del comportamento alimentare è veramente molto piccolo, perché loro si autogestiscono e poi non si capisce più se hanno effettivamente una sorta di ossessione nell'alimentazione o se indotta dalla paura di alimentarsi. Quindi riconosciamo questa malnutrizione, questa è la definizione più recente dell'ESPEN, condizione clinica con la combinazione di ridotta eccessiva assunzione dei nutrienti, inadeguato metabolismo degli stessi, la flogosi che è il fattore comune, è lo squilibrio della composizione corporea. Se voi vi guardate, non siete un peso, siete due colonnine, una di magro e una di grasso. E ora vi farò vedere anche come siete composti. Quando noi io dico sempre che la medicina, non mi piace separare le scienze perché la mia passione è la filosofia, ma dico sempre che la medicina il metodo è stato dato da Cartesio, no? Quindi evidenza, analisi, sintesi, enumerazione e verifica. Bene, quindi ci sono i criteri diagnostici che sono fenotipici: quanto perde peso il paziente, in quanto tempo ci dà l'entità, qual è il suo indice di massa corporea sulla base dell'età e anche della razza, e poi la riduzione della massa muscolare. E là vi dovrei insegnare la clinica, non posso, però la stretta di mano già fa il suo. I criteri invece eziologici sono l'infiammazione, quindi le patologie acute sottostanti, e la riduzione dell'intake o quindi il malassorbimento. Ma la cosa più interessante, perché abbiamo parlato di nutrigenetica nei deficit cognitivi, nelle malattie neurodegenerative, io da geriatra mi interessano molto, la severità della malnutrizione la dà il deficit cognitivo. Perché nella perdita di massa magra si perde l'adattamento biologico e si perde l'adattamento biologico anche nelle funzioni cognitive. Questo noi dobbiamo ricordare. La salute, l'età, non è anagrafica, è biologica. E anche lo stato di salute dei nostri pazienti, quello che noi dobbiamo fare quando li curiamo, ricordarci che c'è un patrimonio proteico da tutelare, altrimenti anche le terapie che noi gli somministriamo non servono a molto. Si parla di morte metabolica, quindi incapacità di adattamento biologico, quando si perde più del 70% del patrimonio proteico. Si innesca poi un circolo vizioso se noi non riusciamo a individuare la malnutrizione del nostro paziente
Sapete, noi medici, diciamo, io per la verità ho un'altra filosofia, però normalmente oggettivizziamo l'occhio, quindi vediamo cosa accade, lo vediamo scomparire nei suoi volumi, ma lui si percepisce. Il paziente si percepisce se lo ascoltiamo e a volte anche a parità di peso percepisce una disautonomia, una perdita di forza, e quella è già una malnutrizione in atto, anche se non abbiamo ancora visto noi medici con l'occhio la perdita di peso. La malnutrizione è un, diciamo, substrato di questa altra malattia che è un codice diagnostico in America, breve anche da noi, che si chiama sarcopenia, quindi sarcos greco, riduzione del magro, che diventa fragilità, fragilità in geriatria è la perdita di una funzione d'organo che poi a cascata fa perdere le altre, e quindi i negative health outcome, cioè noi non possiamo più progettare sul nostro paziente. È una malattia muscolare scheletrica, è riconosciuta dalle società, quindi procedure e metodo, forza della mano ci fa già capire che il paziente si è indebolito, le metodiche scientifiche ci dimostrano per l'evidenza la perdita di quantità e qualità, e la performance, perché ne dobbiamo valutare la severità. Eccoci qua, massa magra, massa grassa. Bene, le proteine, delle proteine il 60% è muscolo. Noi dobbiamo tenere conto nella nutrizione dei nostri pazienti, che non ha regole ossessive, è uno stile, e per questo parliamo di stile, ma una regola assoluta ce l'ha. Ha fatto storia uno studio, il professore Maggiolini prima ha parlato di JAMA, bene, questo è stato pubblicato su JAMA, questo studio, è il 2007, Prot Age. Allora lì ci hanno insegnato, noi geriatri, che le proteine devono essere distribuite per pasto, per vincere la resistenza anabolica di questo muscolo preso a botte e stordito dalla flogosi. Andando velocemente, vedete la sarcopenia, sorella, diciamo purtroppo non con buoni, diciamo, animi, della malnutrizione, ha le stesse cause più o meno della malnutrizione: ridotto intake calorico, infiammazione, carenza di vitamine come la D, che è un vero e proprio ormone, insulinoresistenza, potremmo parlare le ore ed è affascinante. Procedure e metodo, ma prima di tutto pensiamoci. Ecco perché la benvenuta alla facoltà di medicina della nostra università. Formiamo i nostri futuri medici a prendere consapevolezza di queste patologie. La sarcopenia è riconosciuta, quindi a sinistra fattori catabolici, dove la flogosi regna sovrana, l'inattività è purtroppo veramente determinante, facilita la perdita di muscolo, e accanto ai fattori anabolici, sempre nutrizione, attività fisica, nutraceutica. Andiamo velocemente, qui veramente vado veloce perché i meccanismi biochimici quali sono? Diminuzione delle fibre muscolari, riduzione del numero di cellule muscolari, ma siete nella casa dove questo si insegna, basta solo dire che c'è uno shift della produzione. Quando si comunica con l'infiammazione, queste citochine terribili sui recettori nucleari, si disattiva l'mTOR e si attiva il catabolismo proteico, quindi l'autofagia lisosomiale. Bene, noi abbiamo a disposizione nutraceutici d'eccellenza che superano anche, come ridossimetilbutirrato, che superano anche l'insulino resistenza. Lo stesso accade per, diciamo, la diminuzione del numero di cellule. Là entra in campo il mitocondrio. Beh, se c'è una cosa che ci rende sani è la flessibilità metabolica. Se noi lo mandiamo in tilt, abbiamo finito. Noi dobbiamo recuperare la funzione metabolica attraverso, diciamo, la salute della disfunzione mitocondriale. Non entro nei dettagli, anche se è bellissima la biochimica, però comunque, diciamo, purtroppo si attivano troppo i ROS, anche uno sbilancio.
Bene, sovrappeso, quindi ricordiamoci, questi pazienti purtroppo possono essere anche obesi. Se lo vediamo, l'obeso non è il paradosso francese, purtroppo è un paziente che ha due comorbidità, sia la sarcopenia che l'obesità. Questo comporta ancora di più una bassa risposta alla terapia medica e ci ritroviamo diabetici con la sindrome metabolica e anche lì la genetica ha la sua importanza, ma diciamo che noi gli diamo un'accelerata. Allora, sto concludendo, quindi spero di stare nei tempi. Quali sono gli aspetti clinici della malnutrizione? Io mi ricordo il mio professore di geriatria che mi faceva sempre questo parallelismo. Da una cosa chiediti il perché e cerca di metterla nel contesto. Bene. Il nostro paziente è malnutrito, ha una riduzione di nutrienti, quindi dobbiamo pensarci al ferro, anche se ce lo impongono le linee guida, ecco. Ma quando vediamo, soprattutto pensando che è disidratato, dobbiamo imparare a leggere bene gli esami perché c'è un'emoconcentrazione, oltre che ha una doppia causa di anemia, a parte le perdite se colite ulcerosa, ma perché purtroppo c'è l'infiammazione, quindi anche una delle cause. Carenza di vitamina B12, beh, l'anemia macrocitica, le neuropatie, l'iperomocistinemia che insieme all'acido folico aumenta questa predisposizione, quindi danno endoteliale, ma pochi sanno che la carenza di acido folico, come il professore Asciotti prima l'ha un po' fatto notare, è anche un fattore di rischio per il carcinoma del colon. Carenza di calcio, parliamo della vitamina D, ma so che ne parleranno benissimo, è un ormone secosteroideo, insieme alla calcitonina e al paratormone regola il metabolismo dell'osso. Quando c'è un'ipovitaminosi D, compratevi la vitamina. Altrimenti si crea un iperparatiroidismo secondario e un'osteoporosi che nessuno ci può, diciamo, risparmiare. Terapia nutrizionale, qui vado velocissima perché abbiamo fase acuta e remissione. Fase acuta c'è poco da discutere perché abbiamo l'enterale. La nutrizione enterale, queste miscele sono formulate proprio per poter modulare la flogosi. Oppure un enterale parziale con, diciamo, esclusione di alcuni alimenti, ma che forse non si vede bene da lontano, dove ci sono le fibre. Quindi noi dobbiamo insegnare al nostro paziente a non avere paura, perché questo lo porterebbe a peggiorare. E la nutrizione parenterale è l'ultima spiaggia quando ci sono stenosi, vabbè, quelli sono dei casi particolari. Le terapie nutrizionali per osso sono questa dieta a base di carboidrati specifici e anche lì, diciamo, siamo noi che scegliamo. In particolare la differenza la fanno le fibre solubili o non solubili. Per quanto riguarda la dieta a basso contenuto di FODMAP, vi ho messo accanto sempre tutta la letteratura, è indicata fortemente in particolare in quei pazienti che hanno questo, diciamo, concomitante sintomatologia di disfunzione da colon irritabile. La dieta mediterranea non c'è niente da dire perché regna sovrana sempre. Sorvegliate speciali, la dieta senza glutine, la dieta autoimmune, che è una dieta, diciamo, più o meno paleolitica modificata, in sostanza elimina glutine e latticini, ma stiamo aspettando conferme. Ricordatevi cartesio, evidenza, sintesi, analisi, eccetera, eccetera. Di quanto riguarda invece la supplementazione e la nutraceutica, beh, abbiamo visto la massa magra, quindi i micronutrienti sono una parte importante, gli omega 3 sono immunonutrienti, ma il ferro assolutamente dobbiamo pensarci. Qui con una nostra tesista abbiamo fatto uno studio sulla curcumina. Abbiamo quasi finito. 5 minuti? Già fuori? Ho finito. Farmaconutrizione modulano la flogosi, idrossimetilbutirrato è il metabolita attivo della leucina, la glutamina è il più importante, non è un essenziale, lo diventa essenziale in questi pazienti ed è molto importante utilizzarlo per modulare le infezioni, lavora sul GALT, il sistema immunitario, l'arginina è il più ricco di azoto, quindi stimola la sintesi proteica, lo stesso per quanto riguarda i nucleotidi.
Gli acidi grassi omega 3 sono immunonutrienti, ci metto veramente un minuto, è dimostrata la loro funzione. Aspettiamo solo degli studi, diciamo, di conferma, ma per esempio nei pazienti neoplastici è un'evidenza di tipo A. Cosa sono i FOS? Sono fruttoligosaccaridi, sono quelle fibre di cui ha bisogno il nostro paziente. Non solo per ridurre il ridotto utilizzo e quindi lavorare sulla disbiosi, ma per ridurre la traslocazione batterica. Si trovano polmoniti da enterococchi questi pazienti. Sono gli acidi grassi, le ultime due slide. L'obiettivo deve essere il supporto nutrizionale, non ci dimentichiamo le proteine, la nutraceutica come modulazione della flocasi, e il paziente si deve muovere, perché nessun muscolo, per quanto ben nutrito, si stimola, no? Nella sua. Quindi l'ultima slide, la dieta ha un ruolo chiave sicuramente nell'eziologia. Le linee guida ne raccomandano alcuni tipi di diete, quindi noi ci dobbiamo attenere all'evidenza, ma siamo scienziati e quindi comunque possiamo osservare. E la terapia metabolica nutrizionale deve partire attraverso le procedure. Il paziente va visitato, valutato, studiato e si può progettare su di lui. Scusate se ho sforato. Assolutamente nessun problema, anzi staremo qui ore, anche perché il materiale che è prodotto, insomma, vedete, veramente, insomma, meriterebbe un approfondimento molto molto importante. Quindi io concedo i miei amici qui di tavolo, e non so se Carmine ancora, mi pare che non lo veda, quindi non è arrivato, quindi chiederei a Umberto Mondella, il dottore, di accomodarsi, e poi la professoressa Claudia Toma, e poi andiamo avanti con gli altri. Allora, è il turno del dottore Umberto Mondella, farmacista informatore farmaceutico, specialista nell'uso degli integratori alimentari. Il ruolo degli integratori nel DPT. Non funziona. Professore Statti, secondo me bisognerebbe invitare in queste occasioni anche i cuochi, magari delle mense, perché no, delle scuole, e quelli di qualche altro anche istituto, diciamo, di come ospedale o quant'altro, forse sarebbe utile anche per loro. Esatto, quindi, e su questo sono d'accordo, infatti volevo fare l'applauso, però mi è sembrato un po' indelicato. Facendo una presentazione tradizionale. Ci siamo, Aspetta, se chiudi. Facciamo una cosa di aprire. Vai da presentazione da qua? Dall'inizio? Aspetta, prima. Ok. Grazie. Prego, dottore. Buonasera, un saluto a tutti i presenti, grazie al professor Giancarlo Statti per avermi consentito di fare una piccola analisi sul tema della serata. Saluto ovviamente la direttrice del Dipartimento, la professoressa Maria Luisa Panno, e mi congratulo con i relatori che mi hanno preceduto, perché davvero abbiamo ascoltato delle cose interessantissime, che tra l'altro hanno un valore pragmatico, a mio avviso, possono essere tranquillamente utilizzate nella quotidianità, anche con semplicità, pur se nella loro complessità, voglio dire. Però siete stati bravi, perché avete reso intellegibile tutta una serie di concetti piuttosto abbastanza complessi. Detto questo, il tema della serata è un tema ad alto impatto sociale,
E alcuni di noi che hanno la possibilità di avere un osservatorio privilegiato nella sanità possono comprendere bene quanto sia d'impatto questo tema. È un impatto sociale che ha anche dei risvolti economici non indifferenti. La gestione dei pazienti con l'EBD è una gestione veramente complessa, pesante, con delle criticità che sono anche di natura psicologica, di natura familiare. Quindi il fatto che si accenda un faro su questo tema è molto importante, e soprattutto che questo faro si sia acceso qui, in questa università. E poi in premessa voglio anche sposare l'aspettativa del professore Statti in merito alla necessità che l'utilizzo di piante officinali, di fitorimedi o di integratori sia connesso a una dimostrazione scientifica del loro valore, a una dimostrazione dei parametri di sicurezza che sono necessari per scegliere di prescrivere questi farmaci. E sempre da un osservatorio un po' privilegiato posso dire che effettivamente la perplessità del professore Statti è assolutamente fondata, perché negli ultimi 10-15 anni c'è stata una vera e propria invasione nel mercato farmaceutico di prodotti che non sempre vengono sottoposti a verifiche certosine, come abbiamo visto ad esempio nella relazione della professoressa Conforti. Ed è giusto che la perplessità appunto del professore Statti sia colta, che è quella di non vanificare il lavoro di qualità che fanno alcune università e alcuni soggetti del mondo della sanità nel cercare la qualità di questi prodotti. E allora secondo me è proprio da qui che deve partire una vera e propria crociata, che è una crociata importante, perché la salute è una cosa con la quale non si dovrebbe giocare per motivi meramente economici. Con questo ovviamente non voglio dire che non ci siano degli integratori o dei prodotti fitoterapici di altissima qualità, come anche hanno detto molto bene i relatori che mi hanno preceduto. Quindi partiamo da qua, è importante, facciamo in modo che alla fine di questa serata passi un take message attraverso il quale la necessità di essere sicuri che cosa si assume sia davvero di qualità diventi un dogma. Ok, questo volevo dire assolutamente, e poi inizierei rapidissimamente, perché credo che abbiamo sforato pure un po' gli orari previsti, facendo un breve refresh sulle tipologie di IBD e su tutto ciò che ruota intorno alla gestione. Come si è già detto, la eziopatogenesi dell'IBD non è notissima. Ci sono su questo scuole di pensiero. Le due principali IBD sono il morbo di Crohn, e l'abbiamo detto, e la colite ulcerosa. Una maggiore incidenza si registra nei paesi del nord Europa, nei paesi anglosassoni in modo particolare e in certe etnie. L'esordio di malattia mediamente è intorno ai 30 anni, ma può registrarsi anche in età successiva. A proposito dell'eziopatogenesi, una delle scuole di pensiero individua nel comportamento anomalo di quei famosi ospiti di cui parlava la dottoressa molto bene, la dottoressa Mercuri, il comportamento anomalo che induce una risposta da parte del sistema immunitario altrettanto anomala. Ok? Quali sono i sintomi di queste malattie? I sintomi principali sono, fra l'altro, abbastanza comuni tra le due malattie. Sono la diarrea, che diventa emorragica nella rettocolite ulcerosa, i dolori addominali, la perdita di peso. Gli esami diagnostici che generalmente vengono consigliati sono esami del sangue e delle feci, endoscopia con biopsia seriata ed endoscopia più recentemente con videocapsula. Un altro esame che dovrebbe essere consigliato anche in relazione a quello che diceva la dottoressa Curti poco fa è la mock DEXA. E qui faccio una piccola digressione e lancio anche un appello.
La malattia osteoporotica è spessissimo connessa allo sviluppo e all'evoluzione delle malattie infiammatorie dell'intestino. Questo accade perché ovviamente la capacità di assorbimento della mucosa del digerente ne viene compromessa, per cui tanti nutrienti, compreso calcio e fosforo, vengono assorbiti male. Insorge l'osteoporosi. A questo punto bisognerebbe che questa malattia fosse presa nella stessa considerazione nella quale si prendono malattie metaboliche, il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia. Perché forse non è a tutti chiarissimo, di questa malattia si muore e si muore male. La percentuale di decessi post frattura di femore in età avanzata è passata dal 16%, valore pre-pandemia, al 24%, valore attuale, con esiti drammatici, cioè 24 donne su 100 che si fratturano muoiono o rischiano fortemente di morire. Allora, da qui vorrei lanciare un appello a chi può farlo, perché questo esame banale che è la MOCDEXA e gli screening ematochimici vengano tenuti nella debita considerazione, perché dell'osteoporosi si faccia veramente una prevenzione seria. Poi, infine, per escludere altre patologie, a volte vengono prescritte la TAC o la risonanza magnetica. Si può fare diagnosi differenziale per queste due malattie? Si può fare, abbiamo visto sempre nella relazione che mi ha preceduto, delle peculiarità precise che ci sono nel Crohn ed altre nella rettocolite ulcerosa. Pur a fronte di alcuni sintomi comuni, abbiamo per esempio le feci ematiche nel rettocolite ulcerosa, ma non nel Crohn. Abbiamo le fistole anali nel Crohn e non nella rettocolite ulcerosa. Abbiamo una stenosi ileare nel Crohn, che è fra l'altro facilmente apprezzabile con una visita. Quindi questa diagnosi differenziale si può fare come? E anche facilmente, si può fare anche per via endoscopica, come possiamo vedere, perché le lesioni a carico della mucosa di rivestimento nel rettocolite ulcerosa e nel Crohn sono visibilmente diverse, per cui anche questo può contribuire a fare diagnosi differenziale molto buona. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, le IBD sono foriere di altre patologie correlate anche a discreta distanza dall'intestino, quindi abbiamo patologie gastriche, urinarie, muscoloscheletriche, polmonari, cardiache, eccetera. Quindi sono cose da tenere in grande considerazione. E andiamo alle terapie. Le terapie per il Crohn e per la rettocolite ulcerosa, quelle tradizionali che fanno uso di farmaci, sono più o meno sovrapponibili. Tra tutte le molecole che mi vengono in mente strausate c'è la mesalazina, è una molecola antica ormai, però è ancora molto usata. Gli anticorpi monoclonali sono un'acquisizione più recente, che come sappiamo vengono utilizzate anche in altri ambiti patologici, ma sembrano avere delle ricadute positive anche nella gestione del Crohn e della colite ulcerosa. In ultimo anche l'opzione chirurgica, si faceva riferimento prima a questo, è un'evenienza malaugurata finale, ma risulta fra i percorsi di trattamento di queste malattie. E veniamo a noi. Tornando al grido d'allarme del professore Statti e parlando di integratori, proprio per dare dignità a questi prodotti, e proprio per sconfiggere i luoghi comuni che vedono una varietà non sempre ben definita nella qualità di questi prodotti, per definirli io mi sono riferito a quanto dice l'Istituto Superiore di Sanità definendoli. E questa definizione è contenuta in un decreto legislativo del 21 maggio 2004, che è quello vigente, fra l'altro, che recepisce una direttiva europea del 2002. E secondo l'Istituto Superiore di Sanità, come potete vedere, questi sono dei prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta. Possono contenere vitamine, minerali, fibre
in concentrazione tale da avere un'azione positiva nel riequilibrio del microbioma e nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Questo si traduce spesso anche in un'attenuazione degli esiti più acuti della malattia. Questa la salto perché le diapositive che hanno preceduto la mia reazione erano molto più belle, onestamente, però ecco, è giusto per dare un'idea della barriera intestinale, del microbiota, e in modo particolare in questa immagine vorrei far notare la presenza delle beta-defensine e delle catelecidine, che sono peptidi antimicrobici, la cui sintesi è fortemente stimolata dalla vitamina D, della quale parleremo ora. Tra gli integratori più utilizzati nella gestione dell'IBD ci sono ovviamente i prebiotici che la fanno da padrone. Prebiotici che sono dei carboidrati fermentabili e che praticamente contribuiscono a questo riequilibrio di cui si parlava, facendo sì che le popolazioni di batteri, fra virgolette, positivi abbiano nel tempo la prevalenza. E quindi anche la, diciamo, caratteristica infiammatoria della mucosa venga pian piano gestita meglio. Sono efficaci questi integratori? Sì, nella maggior parte dei casi si è anche detto sono efficaci, ma c'è un però, e mi ricollego al, diciamo, all'attesa del professore Statti. Questo però è che nella maggioranza dei casi i lavori a cui vengono sottoposti gli integratori per verificarne efficacia e sicurezza non sono assolutamente uguali a quelli che avete portato avanti voi con la liquirizia e con altri. Mancano di alcuni parametri fondamentali perché si possa formalizzare l'efficacia e la sicurezza. Allora, l'auspicio è che pur di fronte a un'efficacia empiricamente dimostrata, sul piano formale si faccia qualcosa in più perché questi integratori possano essere considerati alla stessa dignità di un farmaco. E veniamo al punto. Io volevo mettere l'accento sulla possibilità di effettuare integrazioni con vitamina D per la gestione dell'IBD. Questo lo vedremo avanti, perché intanto questa è la formula di struttura e questo è il padre putativo della vitamina D, Adolf Windaus, che era un chimico laureato anche in medicina, che vinse nel 1928 il Nobel per la chimica per aver compreso al meglio il link di connessione fra steroidi e vitamine. Ma non è solo questo il suo merito. Il merito fu anche di capire con quale meccanismo si passava dal colesterolo presente sulla pelle, il 7 deidrocolesterolo, al colecalciferolo. Questi passaggi gli valsero ovviamente la grande onorificenza di ricevere il Nobel per la chimica. Invece le acquisizioni più recenti sulla vitamina D le dobbiamo a questo signore qua, che si chiama Michael Ollick ed è un professore universitario statunitense, il quale fin dalla sua condizione neolaureato dimostrò di essere un maniaco della vitamina D, andando a sperimentare e verificare delle cose che a noi oggi servono molto. Una di queste cose è, per esempio, di aver identificato il metabolita principale della vitamina D, che è la 25 idrossi vitamina D3, per intenderci lo stesso metabolita che, se noi vogliamo, dosiamo nel sangue, ok? È quello che subisce la prima attivazione al passaggio epatico. Ma lui ha anche isolato l'ormone. Il calcitriolo, che è la forma di vitamina D3 biologicamente attiva, che determina gli effetti che tutti conosciamo, è il calcitriolo. E poi ha anche, diciamo, determinato il meccanismo di sintesi a partire dalla pelle della vitamina D. E a questo proposito vi faccio vedere quello che è il percorso di sintesi tradizionalmente conosciuto per la vitamina D, sintesi e metabolismo. Dico tradizionalmente perché recenti acquisizioni ci hanno fatto scoprire che la vitamina D si attiva non solo attraverso questo percorso qua,
Comunque questo percorso inizia, come dicevo, dalla biotrasformazione del 7 di idrocolesterolo contenuto sulla pelle, che diventa prima pre-vitamina D e poi diventa colecalciferolo. A quel punto si accumula nell'adipocita, che è la sede diciamo elettiva di stoccaggio, per la quale il colecalciferolo ha un'alta affinità, essendo una vitamina liposolubile, e quando l'organismo ha necessità di introitare vitamina D si attiva il paratormone. Ed è per questo che quando dosiamo la vitamina D sarebbe buona norma dosare anche il paratormone, e preferibilmente nella forma intatta, perché ci sono due forme dosabili, PTH, intatta e frazionata. Quella che clinicamente ha un valore riconosciuto nella letteratura scientifica è la forma intatta, ok? Ma non fa solo questo il paratormone. Il paratormone, mentre preleva una frazione di vitamina D inattiva per avviarla all'attivazione, stimola anche la sintesi di due enzimi, che sono le idrossilasi epatica e renale, che sono utili all'attivazione e alla trasformazione in ormone. C'è da dire, come passaggio interessante, che tra l'attivazione del fegato e quella del rene finale esiste un locus in cui si forma un catabolita, che è il 24-25-OH, che è un catabolita molto importante, perché è un catabolita che consente di eliminare un eccesso di vitamina D attiva che potrebbe essere a rischio di tossicità, e viene eliminata per via urinaria. Ma vi dicevo, le recenti acquisizioni hanno dimostrato che questa attivazione e questo metabolismo nell'organismo umano siano ubiquitari. Perché? E quindi non solo che seguano quel percorso là. Ubiquitari perché si è visto che questa attivazione avviene negli organi e tessuti dove siano presenti i recettori VDR della vitamina D. Siccome sappiamo che nel 90% dei tessuti e degli organi sono presenti i recettori VDR, nel 90% dell'organismo si ha una via di metabolica di attivazione, il cui contenuto finale non ha la stessa quantità, però ha una della via tradizionale, ma ha una quantità comunque clinicamente significativa. Ok? Abbiamo parlato di effetti della vitamina D. Velocissimamente, gli effetti genomici sono quelli legati al suo, scusate il gioco di parole, legame col recettore, e ci può essere, mediata dalla vitamina D, un'azione calcemica e un'azione non calcemica. Altri effetti biologici sono a carico dell'intestino, del rene, delle paratiroidi e delle ossa, e poi, alla luce delle più diciamo recenti acquisizioni, le funzioni sono state un po' ricapitolate e quindi aggiornate rispetto al passato. Cosa fa sta benedetta vitamina D, amata e odiata? Molto odiata dall'AIFA, devo dire. Rendere le cellule intestinali più sensibili all'assorbimento del calcio. Come fa? Lo fa promuovendo, se il recettore funziona, e ora vedremo qualcosa sul recettore, promuovendo la sintesi della calcium binding protein, che è la proteina di trasporto del calcio. Con un corretto assetto di vitamina D c'è una maggiore produzione di calcium binding protein e quindi un migliore, anche dal punto di vista qualitativo, assorbimento di calcio a livello intestinale. Okay. Regola l'attività delle cellule beta del pancreas, e qui sposo tutte le parole dette dalla professoressa Curti in quanto a malattie metaboliche connesse alla presenza della vitamina D. Ci sono lavori anche sul diabete, che lei conoscerà molto bene, anche sul diabete di tipo 1. E poi, venendo al punto del perché una integrazione di vitamina D potrebbe essere utile nella gestione dell'IBD, regola il sistema immunitario. Questo cosa significa? Significa che quelle famose citochine pro-infiammatorie che vengono prodotte in eccesso in corso di malattie, è stato dimostrato da studi che riguardano sia l'IBD, ma non solo l'IBD, possono essere molto ben modulate dalla vitamina D. Okay? E quindi questo è già un diciamo, presupposto che dà il razionale all'utilizzo nell'IBD.
L'ultima, la salto, forse previene forme di cancro, diciamo queste sono affermazioni un pochino fantasmagoriche che cozzano con la logica che il professore Statti diceva prima. Ci sono dei lavori, ma ancora siamo molto indietro e non possiamo dimostrare nulla su questo, quindi andrei avanti. Il recettore VDR è una molecola grossa e complessa, la vedete qui, è un complesso eterodimerico e per abbreviare non voglio tediarvi con tutte le questioni genetiche del recettore, ma una cosa voglio dirvela: l'efficacia della vitamina D è direttamente correlata all'efficacia del suo recettore. Il gene che codifica per questo recettore può essere interessato, ahimè purtroppo, e spesso lo è, da diciamo delle anomalie, da polimorfismi che vanno in regioni ben precise, e questi polimorfismi, facendo funzionare male il recettore, favoriscono l'insorgenza di diverse malattie, fra le quali purtroppo anche alcune malattie neoplastiche, ma sono significative anche di un'altra cosa fondamentale. Spesso ci si chiede come mai nel mondo ci sia una carenza così marcata e dimostrata di vitamina D quando facciamo il prelievo per verificarne i livelli circolanti. Uno dei motivi potrebbe essere proprio questo: il recettore lega male la vitamina D circolante è in quantità inferiore ed ecco che la carenza si verifica, ma non è l'unico motivo per cui c'è carenza. Poi vedremo alla fine una diapositiva dell'ultima ora che sono riuscito a recuperare. Sì, andiamo in conclusione. C'è relazione fra vitamina D e microbiota intestinale? C'è. Questa relazione è importante verificarla per capire se è utile integrare la vitamina D nell'IBD. È stata verificata da uno studio brasiliano fatto all'Università di San Paolo con 150 pazienti divisi in tre gruppi a secondo dei livelli di vitamina D di partenza, e si è visto, per farla breve, che la vitamina D riusciva a influenzare la composizione del microbiota. Ecco che la sua presenza è gradita, a differenza di altre famiglie batteriche che invece non sono ospiti graditi. C'è, allo stesso tempo, c'è una relazione fra vitamina D e microbiota intestinale? C'è. Ovviamente c'è. Chiedo scusa, è il decorso clinico, vado veloce se no non finiamo. C'è ed è stata dimostrata in un altro lavoro pubblicato sull'American Journal of Gastroenterology, e si è visto una cosa fondamentale: che la vitamina D, con la sua funzione di modulazione del sistema immunitario, riesce a inibire la produzione di citochine pro-infiammatorie e stimolare la produzione di citochine antinfiammatorie. Questo nel tempo, naturalmente insieme ad altre terapie, perché illudersi del fatto che la sola vitamina D possa essere la panacea, insomma, è abbastanza patetico. Per cui, in associazione alla terapia con i farmaci tradizionali, è ovvio che la vitamina D possa essere utile da questo punto di vista. Faccio un parallelo per il quale prenderete per pazzo: che c'entra la correlazione fra vitamina D Covid-19 e vitamina D IBD? C'entra perché l'eziopatogenesi di produzione delle citochine proinfiammatorie è fondamentalmente analoga. Vi ricordo che la malattia da Covid-19 si caratterizzava per un fatto essenziale, e cioè per la produzione esasperata di interleuchina 6. L'interleuchina 6 andava a creare un danno endoteliale a distanza su vasi periferici, che portava all'innesco di fenomeni tromboembolici che sciaguratamente purtroppo portavano soprattutto all'inizio alla morte dei pazienti. Quindi il fatto che poi la vitamina D si sia dimostrato, con questi tre signori soprattutto, che ora vi dirò chi sono, che agiva inibendo la produzione di interleuchina 6 e promuovendo la produzione di citochine antinfiammatorie, dà a noi una ulteriore sicurezza sul perché sarebbe opportuno utilizzare la vitamina D anche nell'IBD. Perché, ripeto, l'innesco della produzione di citochine proinfiammatorie è analogo. Okay? Queste tre persone,
una delle quali con orgoglio dico sia un mio amico, è il professor Sandro Giannini dell'Università di Padova, calabrese come noi. Questi tre hanno praticamente dimostrato due cose: che la carenza di vitamina D era direttamente correlata alla severità della malattia da Covid, che la carenza di vitamina D, se laddove fosse stata eccessiva, aumentava il rischio di terapia intensiva, e soprattutto per venire a noi e all'IBD, che era praticamente accertato che inibisse la produzione delle citochine proinfiammatorie. Ok, naturalmente dei tre lavori ho scelto quello di Sandro Giannini, che è un amico, che è questo, che è stato pubblicato a settembre del 2021 e che è veramente interessantissimo, anche perché è partito dall'Università di Padova in associazione con l'Università di Parma, ma è stato coinvolto il CNR di Reggio Calabria e il CNR di Pisa per l'analisi dei dati, quindi molto importante. Vabbè, questa la salto. Conclusioni: quindi, come si diceva, le IBD sono patologie a elevatissimo impatto sociale per i motivi che abbiamo detto. Nello stesso tempo, e se lo hanno già detto le persone che mi hanno preceduto, la diagnostica ematochimica strumentale, evolvendosi, consente una migliore gestione delle IBD, così come le nuove conoscenze sul microbiota e microbioma consentono forse di fare luce su quegli aspetti oscuri eziopatogenetici che ancora ci creano dei dubbi sul reale meccanismo di partenza di queste IBD. L'uso degli integratori sta dimostrando di essere molto utile, anche se vanno messi in atto quegli studi su efficacia e sicurezza completi che possano dare dignità agli integratori. E infine la vitamina D può essere sicuramente un buon presidio insieme alle terapie tradizionali per i motivi che abbiamo detto, e anche perché queste persone affette da IBD potrebbero trarre giovamento dal fatto che la vitamina D è un ottimo presidio anche contro le malattie metaboliche dell'osso che si correlano alle IBD. Ok? Grazie, scusate se mi sono un po'... Grazie. Allora, adesso è il turno della professoressa Claudia Toma, dell'Università Basile Goldis, spero di pronunciare correttamente, Western University of Arad, è membro dell'associazione di ricerca IRIS. Spero di aver presentato correttamente la professoressa. Buonasera a tutti. Ho pensato prima che questo momento non arriva perché c'è una grandissima paura di parlare in lingua italiana. Tutta questa conferenza io ho cercato di prepararlo a partire delle tante informazioni che ho trovato in Stati Uniti, perché ho lavorato in collaborazione con l'Università Ohio Northern University, ma questa sera cerco di dimenticare tutte le parole in lingua inglese, e perché penso che non c'è nessuno che parla la lingua rumena, sono obbligata di parlare in lingua italiana, allora vi chiedo il favore di sopportarmi con la mia lingua italiana. Breve, voglio fare una presentazione, ma prima voglio farvi il saluto da parte della mia rettrice, professoressa Coralia Kotorac, dalla Università Vasile Goldis d'Arad. C'è una ematologa con quale lavoriamo tanto, davvero è un medico, ma un medico che ama la facoltà di farmacia e sopporta praticamente tutte le nostre idee a livello delle piante medicinali, perché è difficilissimo oggi di mettere in evidenza l'attività delle piante medicinali a livello scientifico. Breve, dico che sono farmacista, ho finito la facoltà di farmacia in Romania e poi ho lavorato 10 anni alla facoltà statale di Timișoara. Perché dico questo? Perché finalmente ho guadagnato una borsa
di studi in Francia e per 2 anni ho cercato di fare un'esperienza nuova a livello di etnofarmacologia, perché davvero sono innamorata di quelli da campagna che conoscono tantissime informazioni a livello delle piante medicinali. Anch'io amo la filosofia e anche l'antropologia e penso che questo stato infiammatorio, a noi si dice perché sei infiammato così? Significa una grandissima insicurezza, non ti senti amato, non ti senti felice e tutto questo si trova a base di un stato malato praticamente e oggi parlo di un stato che diventa una realtà. Davvero ho fatto la scelta di presentarvi una pianta che è molto importante per la depressione, una pianta scomoda davvero, perché dopo questi 2 anni a Marsiglia ho ottenuto io un figlio, scomodo anche lui, ma molto intelligente, dico, è una grandissima esperienza a livello delle piante, come lo vedo, diciamo noi, le tradis praticiens. Quello che conosco è empirico le piante. Dopo questi 2 anni ho cambiato l'università perché il mio ex rettore, il padre della rettrice Coralia Cotorac, questa ematologa, lui mi ha fatto l'invito di andare in Romania, a Rad, praticamente alla mia città, dove sono la terza generazione dei farmacisti alla mia famiglia, per fare una scuola di farmacia. Ma era scomoda a quegli anni perché noi abbiamo pensato per una facoltà di farmacia privata. Non c'è persona che ama questa iniziativa. Ho cercato, davvero ero una, diciamo, non compromesso, ma una competizione per me, dentro di me, di ottenere l'accreditazione di questa facoltà di farmacia. E ho pensato per una curricula che al terzo anno di farmacia c'è la farmacognosia, conosciamo tutti, al quarto anno di farmacia c'è un corso di piante medicinali con una potenzialità tossica e all'ultimo anno di facoltà di farmacia questa disciplina di farmacovigilanza vegetale è anche un'altra che ha diventata l'imprenta, possiamo dire, l'imprendimento, si dice, credo, della facoltà, della nostra facoltà, si chiama un corso di gemoterapia. Gemoterapia significa fitoterapia meristematica. Questa, con il grandissimo aiuto del mio amico Giancarlo Stati, abbiamo fatto una scuola di gemoterapia in Romania e questa era praticamente il cominciamento della nostra facoltà di farmacia. Ti ringrazio Giancarlo, a te e anche a Francesco Russo, nostro amico che ha riuscito a farne conoscere. Dopo tanti anni io ho cercato di conoscere tante persone qui, professoressa Filomena Conforti, anche Maria Angela, tante persone e oggi c'è una premiera perché cerco di parlare in questa aula fantastica con la mia lingua italiana, allora vi prego sopportarmi. Ho fatto una scelta per oggi, una scelta dico interessante di 2 punti di vista. Prima perché abbiamo passato il 24 giugno. 24 giugno è la giornata di raccogliere di una pianta che si vede in questo modo, la nostra pianta. È una pianta, quando guardiamo le foglie, vediamo una pianta come tutti, una pianta con quale per i miei studenti
tutti gli anni cerco di fare un esperimento su una panne di cotone bianco, metto questa foglia, si vede con queste puntuazioni traslucidi, e poi metto un ferro di stiro sopra con calore. È molto interessante su questo pezzo di panna di cotone, questa diventa praticamente rossa, rossa come il sangue. A cosa di che? A cosa di un olio che secondo me fa la differenza tra le due nomi, l'erba di San Giovanni e l'erba delle streghe. Perché davvero quando vediamo questa imprendita sopra quel cotone, pensiamo anche noi che parliamo di una strega. È una strega vera questa pianta? Questa pianta che si chiama Riperico, certo, e conosciamo tutti, ma noi diciamo che lo conosciamo perché non lo conosciamo davvero. Oggi ho cercato di essere una mamma, non solo professoressa, e non ho messo né una sorsa bibliografica, perché dico che ho visto 244 sorse bibliografiche, non lo posso mettere tutte, perché tutti questi parlo non solo delle composti che si trova dentro questa pianta, certo conosciamo naftodiantroni, flavonoidi, derivati fenilpropanici, abbiamo fatto discussioni di questi oggi, ma anche derivati fluoroglucinici, questa iperforina responsabile per tantissime intervenzioni tra farmaci a base di iperico e altre classi dei farmaci e anche col cibo, col cibi in generale. Certo si trovano tannini e anche si trovano questi oli essenziali, quale cambio praticamente la colore sotto quel cotone. È una cosa pazzesca perché alla mia paese in Romania noi possiamo utilizzare questa pianta senza impegni. C'è una legge dopo quale possiamo utilizzare le piante e in questa legge non si scrive niente praticamente di questa pianta. Par contra, a livello della comunità europea c'è un codice che non lascia tutti di utilizzare questa pianta. Perché? In Irlanda praticamente è proibita, lei si posso raccomandare solo una, si posso comprare solo una sotto una prescrizione medica. In l'altra estrema in Romania noi possiamo utilizzarlo, si trova in tutti i negozi, io vi dico sincero non sono d'accordo con questi negozi naturistici, non lo so come si chiama, perché a noi c'è solo la facoltà di farmacia, non c'è erboristeria, non c'è altra facoltà. Allora io sento, mi sento orgogliosa a questo livello perché siamo noi singolari che possiamo, noi farmacisti, medici, campo medico in generale, che biologi, che possiamo dire due parole delle piante. Non vedo come un venditore senza scuola medica posso consigliare su questa pianta. Perché? Vediamo perché. Alla tradizione popolare questa pianta si utilizza in modo esterno per ferite e ustioni, infiammazioni delle pelle, vedete infiammazioni, ok? A livello interno è molto conosciuta la tradizione popolare rumena, ma anche la tradizione popolare come una pianta che elimina le congestioni del fegato. Il fegato, alla medicina tradizionale cinese, parla di, mamma mia, non conosco la parola, furia. Si trova anche in lingua italiana questo, quando sei arrabbiato forte. E quando sei arrabbiato forte e poi c'è persona, non c'è persona che ti comprende, diventi ansioso, diventi deluso e questa delusione diventa subito un depressione a livello mentale certamente. Utilizziamo con meccanismi d'azione certi questa pianta al trattamento, ma dico io oggi singolare, non combinato con altri farmaci
di questo livello, non devi fare associazioni a cose di quelli recettori dell'azione sotto i recettori dopaminergici, tutti praticamente. Esterno ferite, ustioni, infiammazioni della pelle, interno dico, dopo che ho visto tante sorsi bibliografici di informazione, stanchezza nervosa, devi pensare anche di questo, stanchezza nervosa, ansia, disfunzione psicovegetative, stati depressive e proprio depressione. Che cosa è depressione? È la mancanza di pressione. Pensiamo tutti a un psichiatra quando diciamo depressione. Secondo me tutti abbiamo stato un po' in questo stato di depressione dopo Covid. È vero? Io mi ho sentito stanca, morta, e non stanca solo di stanchezza nervosa. Davvero anche stanca a causa del mio figlio che è alla pubertà. Ma dico che prima delle prime a causa di questa distanza, perché siamo uomini, siamo animali sociali, io mi sento bene quando posso parlare con voi di tutti questi miei problemi interni. Dopo che abbiamo consumato questa pianta come cibo, come un tisane di iperico, o come farmaci, come integratori, possiamo avere disturbi digestivi, gonfiore, constipazione, molto conosciuta alla letteratura medica, anche un sindrome di fotosensibilità, oggi parlo di questo, solo di questo, ma conosciamo tutti, dopo che abbiamo visto tanti articoli scientifici, che praticamente l'iperico è un induttore enzimatico, in modo che lui si impegna o interviene a tutte quelle che fa, tutti quei farmaci che sono metabolizzati a livello del citocromo P450 e anche a livello delle isoenzimi di questo citocromo. A livello cardiaco c'è una possibilità come effetto collaterale di avere edema, crisi ipertensivi. Noi diciamo, io davvero lavoro anche nel campo di omeopatia, diciamo che quello che c'è un stato depressivo posso utilizzare e anche curare con iperico. Ma quello che non c'è depressivo si utilizza per 2 settimane e questa si trova davvero tra le linee, devi leggere molto attento, quello che utilizza, dico, per 2 settimane questa pianta, questa erba, diventa, e non è in stato depressivo, diventa depressivo. E devi essere attento a questo livello. Effetti dermatologici e questa fotosensibilità e anche a livello genitourinare emissioni freventi. Mal di testa immenso, se utilizziamo frequentemente questa pianta, iperattività nervosa, ecco perché possiamo l'utilizzare allo stato depressivo, ricadute di mania, ansia, molto conosciute alla letteratura medica, un aumento di l'attività di tiroide e anche, molto importante, non utilizziamo, non devi utilizzarlo a gravidanza, perché posso produrre mutazioni della spermatoidi. E io ho fatto, di questo punto di vista, tanti esempi di intervenzioni quando utilizziamo in stesso tempo l'iperico e anche classi importanti dei farmaci. Amiodarona, quando lo utilizziamo insieme con l'iperico, soffre una diminuzione della concentrazione plasmatica. Perché? Perché reagisce su quel citocromo P450. Molto interessante, quando utilizziamo la nostra pianta al stesso tempo con un anestetico, si può ottenere una ipotensione durante l'anestesia, è molto importante, abbiamo tanti casi in Arad, alla mia città, di risveglio ritardato dell'anestesia.
Secondo me non sono tanti medici chirurgi che faccio prima la domanda se hai utilizzato Atenzi 9 giorni prima dell'intervento questa pianta, perché il tempo, metà tempo si dice, sì, è troppo lungo. Le anticoagulanti, soffro una diminuzione dell'effetto degli anticoagulanti di loro quando utilizziamo il stesso tempo con l'iperico. A causa del meccanismo di azione, anche barbiturici non si mette bene insieme con l'iperico, ma molto importante, la classe dei beta bloccanti non si utilizza con questa pianta, perché la pianta induce il metabolismo dei beta bloccanti, in senso che devi ragionare qual è la dose efficace dei beta bloccanti quando utilizziamo tutti e due. Con le benzodiazepine non va bene, perché induce in modo significativo il metabolismo di alprazolam, e questo lo utilizziamo tanto. Io lavoro con i miei parenti a una farmacia e nel tempo ho ottenuto buonissime risultati, perché in Romania si utilizza frequentemente questo alprazolam. E quando una persona voglio lasciare l'alprazolam, consigliamo di utilizzare un tisane di perico. Questa non lo so sia qui è conosciuto, ma secondo me serve questa informazione. Con la caffeina sono tanti esperimenti che mostrano che dopo 2 settimane non vediamo niente, ma se utilizziamo, per quelli che amo di più, la caffeina, tante volte sono abituate di consumare sopra di 4 caffè per giorno, possiamo utilizzare anche questa pianta in modo che posso temporizzare, posso eliminare l'attività di questo alcaloide di caffeina. Non va bene con bloccanti del canale del calcio, e anche non va bene con carbamazepina, clorzoxazona e clozapina a causa di questo intervento sul citocromo P450. Con le contraccettivi orali sono grandissime possibilità di diminuire l'effetto di contraccettivi, e posso avere la situazione di gravidanza segnalate, anche emorragia. Dico tante volte ai miei studenti, che credete voi, è possibile di utilizzarle tutte e due? Perché quella donna non rimane incinta senza sesso, certo, devi assumere questa realtà. Con digossina sono tanti problemi, di nuovo, diciamo anche con ginkgo biloba, ma preferisco di passare rapido su questo slide perché non sono tante informazioni validi secondo me, ma c'è un impegno grande quando utilizziamo al stesso tempo l'iperico con molecola del ferro, a causa dei tannini, di una quantità grande dei tannini che si trovano dentro di questa erba. Passo rapido, certo anche con le statine non va bene, perché noi abbiamo immaginato, ma prima devi dire che non va bene anche con l'utilizzo dei formaggi fermentati, anche di vino, perché tutti questi alimenti a base di tirosina c'è la possibilità di fare una crisi ipertensivi, e anche l'attività non buona con l'iperico. Abbiamo fatto un esperimento sopra 15 topi, abbiamo parteggiato questi 15 topi in 3 campioni. Primo ha preso solo SER, siero fisiologico, il secondo lotto ha preso
una quantità di un milligramme di l'erba di iperico disolvata in siero, e il secondo lotto 2 mg di iperici erba alla stessa quantità di siero. Abbiamo amministrato queste tre e abbiamo valutato la quantità sopra la formula di sangue, la quantità sopra, abbiamo valutato l'ematoleucograma e anche la formula leucocitaria. Questa perché mi chiamo Tomma, si scrive alla letteratura medica di questo fenomeno di fotosensibilità. Io ho avuto l'intenzione da vedere con uno dei miei studenti se davvero si vede qualcosa dopo che abbiamo dato l'erba iperico. E certo, Tomma, quale non vede, non crede se non vede, ha visto un raddoppiamento, diciamo, delle quantità delle piastrine e dico subito un diminuzione a metà delle quantità di ematia e anche di emoglobina. Abbiamo visto un raddoppiamento delle quantità di eosinofile e anche di basofile, e questa spiega il fondo allergico, praticamente questa fotosensibilità che abbiamo trovato alla letteratura medica. Allora, penso e rimano al mio punto di vista che solo quelli che imparo per 5, per 6 anni scuola medica, biologi, farmacisti, chimisti, biochimisti, sono al punto di consigliare sotto le piante medicinali, perché posso vedere tantissime intervenzioni, interazioni tra le piante e i farmaci, tra le piante e i cibi. Grazie per tutto il vostro supporto. Vi dico una cosa dentro del mio cuore. Oggi mi ha sentito davvero una donna bionda, che mi ha sentito gelosa sotto di voi tutti, che parla benissimo la lingua italiana, perché io non lo parlo. Grazie. Grazie. Grazie, professoressa. Allora, passiamo all'ultimo intervento e poi alle conclusioni. Quindi invito la dottoressa Elisa Bilotti e la dottoressa e il dottor Francesco Martirano. E poi, se vuole avvicinarsi anche il dottor Mariano Farina, così si trova pronto poi per le conclusioni. Allora, il titolo della prossima relazione è La ricerca nutraceutica in Calabria, prospettive e applicazioni. Sia la dottoressa Lisa e il dottor Martirano sono area legale e tutela della proprietà intellettuale di Nature Extra Lab, startup innovativa. Grazie. È acceso? Sì, ok, perfetto. Benissimo. Allora, grazie a professor Stazzi e tutti gli organizzatori del convegno, chi ci ha voluto qui e ai relatori che ci hanno preceduto. Noi, insomma, siamo due tra i soci di Nature Extra Lab e oggi vogliamo portare un po' la prospettiva anche dell'impresa nell'ambito appunto del settore nutraceutico e delle valorizzazione delle piante officinali. Noi siamo appunto una startup innovativa che è attiva nel campo della ricerca applicata ai settori della fitochimica e dell'ICT. E nello specifico ci occupiamo di coprogettare insieme ai nostri clienti delle formulazioni innovative che abbiano un'efficacia maggiore rispetto a quelle già presenti sul mercato. I nostri settori di riferimento sono innanzitutto quello nutraceutico, ma anche farmaceutico, agri-food, cosmetico e veterinario. Il nostro target sono proprio quelle aziende che appunto producono nutraceutici, farmaci, alimenti funzionali
che hanno bisogno di innovare il loro paniere di prodotti oppure cercano del valore aggiunto che può essere dato appunto dalla ricerca e quindi hanno bisogno di esternalizzare la ricerca ed è in questo momento che entriamo in gioco noi. Quindi noi coprogettiamo i nuovi prodotti che poi verranno messi sul mercato. Le nostre formulazioni sono delle formulazioni innovative che si caratterizzano innanzitutto per un'azione potenziata grazie alle funzionalità complementari degli estratti impiegati, come diceva anche la professoressa Comporti, questo sinergismo d'azione che è un po' diventato il nostro marchio di fabbrica. Poi, come dicevano la professoressa Comporti, il professore Statti e anche il dottore Montella, è necessario che queste formulazioni siano validate scientificamente perché è lì che risiede il vero valore aggiunto e quindi noi infatti utilizziamo estratti standardizzati in principi attivi che garantiscono appunto un'efficacia certificata oltre che una ripetibilità poi di questo effetto positivo. E siamo un'azienda ovviamente calabrese, quindi insomma ci teniamo a portare anche un po' il nostro territorio, puntiamo sulla flora mediterranea e in generale nello specifico su quella calabrese che è a basso costo e ha degli importanti effetti benefici. A supporto di questa attività di coprogettazione di cui noi ci occupiamo abbiamo realizzato un nostro laboratorio interno qui anche in un contesto rurale, quindi abbiamo riportato una nostra fotografia e utilizziamo anche in delle attrezzature che abbiamo in convenzione con l'Unical. Inoltre abbiamo, sempre perché noi diciamo abbiniamo anche l'anima ICT, abbiamo sviluppato una piattaforma web, Nature Search, che supporta innanzitutto la nostra ricerca, ma offriamo anche in consultazione esterna e raccoglie informazioni legate al mondo della botanica e alle sue applicazioni. Sono tutte informazioni naturalmente validate scientificamente, quindi riportiamo anche i link alle pubblicazioni di riferimento e sono il valore aggiunto, diciamo, è che tutte queste informazioni sono tra loro correlate e quindi permettono di ottimizzare tanto i tempi della ricerca. Parlavamo di valore aggiunto, parlavamo di efficacia certificata. Noi ci occupiamo nell'ambito appunto di questa ricerca e di questa coprogettazione di supportare i clienti anche nell'iter della brevettazione, laddove appunto il cliente ha questo obiettivo e quindi ci occupiamo appunto di supportarli nell'iter per il brevetto, per ottenere il brevetto nazionale, europeo, ma anche internazionale. Noi stessi siamo depositari di tre brevetti nazionali, uno dei quali è stata richiesta anche l'estensione europea, quindi insomma è un iter che abbiamo rodato sia dal punto di vista tecnico-scientifico che poi dal punto di vista giuridico. Siamo assolutamente convinti del fatto che la brevettazione, cioè la ricerca in generale sia quel quid che dà il valore aggiunto al prodotto e che il brevetto lo riesca a certificare, perché non solo da un punto di vista giuridico dà la possibilità poi di sfruttare economicamente in maniera esclusiva una determinata invenzione, ma è proprio la garanzia, la certificazione di una determinata, di un certo effetto, di un'efficacia, di una formulazione. Nel corso delle nostre attività abbiamo avviato una serie di partnership con aziende del territorio calabrese, ma non solo. Noi siamo entrati in contatto con tanti attori della filiera delle officinali, sicuramente aziende che producono integratori o alimenti funzionali, però anche aziende che producono la materia prima e quindi società agricole, aziende agricole. Ci siamo resi conto che c'è una ricchezza proprio sul territorio anche di tante piccole realtà che portano avanti in maniera particolarmente interessante il loro lavoro e quello che noi cerchiamo di fare è un po' di far convergere anche queste realtà e cerchiamo di farci in qualche modo promotori di questa filiera delle officinali. Cedo la parola al mio socio, collega e amico, anche perché lui porta più, diciamo, l'esperienza sull'aspetto economico, il vantaggio economico che tutto questo porta, perché innovazione, però nell'ambito del mercato e dell'impresa deve avere anche delle ricadute. Grazie mille, buonasera a tutti. Io partirei dicendo che stiamo vivendo un periodo in cui tutto il comparto agroalimentare, quindi di conseguenza anche quello delle piante officinali, è un po' sotto i riflettori a livello mondiale. Facile capirlo con l'inserimento della dieta mediterranea nella lista dei beni del patrimonio UNESCO e con la candidatura della dieta e della cucina italiana nella stessa lista. E diciamo, questo ci fa capire, intuire in maniera abbastanza diretta come
l'Italia sia posizionata al vertice in questo comparto a livello mondiale. Questo grazie anche all'interesse e ai finanziamenti che l'Europa ha messo in piedi in questi ultimi anni, che riguardano sia la preservazione di quelli che sono gli ecosistemi e quindi dell'ambiente e dei territori europei e mondiali, ma anche per quanto riguarda i finanziamenti sui temi della sostenibilità. Per questo il settore delle officinali può rappresentare un'opportunità unica per la Calabria, essendo al centro del Mediterraneo e quindi essendo promotrice di quelli che sono i valori, oltre le coltivazioni, che meglio rappresentano questo settore. E la dieta, tutto ciò che porta alla dieta mediterranea come benessere per la popolazione. Vivendo nel nord Italia negli ultimi 4-5 anni ho potuto constatare personalmente di un gap che esiste tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, un gap che riguarda sia le infrastrutture che i volumi di produzione che i consumi. E diciamo il comparto delle officinali e della nutraceutica, essendo un comparto relativamente recente rispetto a quelli che sono altri comparti, come magari quello legato ai medicinali o più un classico settore metallurgico, diciamo questo gap chiaramente è ridotto rispetto a questi altri settori, e questa è quindi una prima opportunità che ha la Calabria per potersi mettere, diciamo, in un posizionamento di guida proprio a livello mondiale. Il tutto se diciamo si convoglia la ricerca di tutto il settore, la guida del settore viene affidata al mondo della ricerca e della scienza. Come qualche dato economico, abbiamo già detto che in Italia il valore del comparto si aggira sui 4 miliardi di euro, ed è particolarmente interessante soffermarci sul fatto che è uno dei pochi settori che è costantemente in crescita e ha delle prospettive che per i prossimi 10 anni si attestano con un rendimento del settore sul 6% annuo, quindi numeri notevoli. In Calabria, questo grafico è un esempio di quella che è attualmente la domanda mondiale di nutraceutici, comprendendo integratori alimentari, alimenti funzionali e anche medicamenti fitoterapici. In Calabria, a nostro avviso, una delle principali difficoltà è quella di riuscire a trattenere parte del valore che si crea con questa filiera. Produttori agricoli, calabresi e non, attualmente versano in condizioni di difficoltà conseguente dei cambiati scenari geopolitici. Riassumendo, sia un aumento dei prezzi al dettaglio che si attesta intorno all'11%, mentre i costi di produzione si sono aumentati con la pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, sono aumentati di circa un 40%, mentre il prezzo al produttore agricolo, che quindi è il primo anello della filiera, colui che produce la materia agricola, i prezzi a cui vende questa materia agricola sono rimasti pressoché invariati. E per uscire da questa situazione, una strada percorribile può essere sicuramente quella di creare una filiera integrata regionale che dia la possibilità a questi produttori di materie prime di dedicarsi non solo alla coltivazione e alla prima trasformazione, ma anche a tutte quelle attività industriali che rappresentano il reale valore aggiunto della filiera. Il comparto quindi delle officinali, se ben valorizzato, può portare importanti ricadute anche su altri settori, in primis il turismo enogastronomico, che può sicuramente beneficiare di prodotti di alta qualità, oltre a poter raccontare valide storie del territorio. E il secondo settore che si ricollega immediatamente è il settore agroalimentare, che attraverso la ricerca scientifica può valorizzare anche quelli che sono gli scarti di produzione, che rappresentano un ulteriore problema per i produttori agricoli. Un esempio che volevo portare è il progetto Vine Left for Life, che oltre ad aver sviluppato un innovativo metodo per la raccolta meccanizzata delle foglie in post vendemmia,
punta anche a perseguire con un approccio integrato attraverso tecniche agronomiche e strategia di difesa del vigneto che prevedono l'utilizzo di fitofarmaci a residuo zero o quasi. In questo modo, diciamo, si punta a destinare le foglie a una produzione di un'ampia gamma di prodotti da un alto, con un alto valore dal punto di vista dietetico-salutistico e che sono capaci di venire incontro e di soddisfare le esigenze di consumatori che attualmente sono estranei alla filiera vitivinicola. Anche l'Unical si è mossa in questa direzione con un progetto che mira a valorizzare i functional food in un contesto di economia circolare. Un'ulteriore opportunità che vedo per il settore riguarda l'approvazione recente da parte del Parlamento italiano di quello che riguarda la ricerca dell'ETEA. Questo del via libera alla sperimentazione in campo delle tecniche di evoluzione assistita, grazie alle quali si cercherà di ottenere varietà maggiormente resistenti agli stress biotici e abiotici, fornendo risposte quindi concrete alle problematiche legate alle carenze idriche o al contrario all'eccesso di acqua, come i recenti episodi in Emilia-Romagna o la siccità degli anni passati dimostrano che sono problemi con cui si combatte tutti i giorni. Quindi queste tecniche di evoluzione assistita possono essere le principali soluzioni per affrontare cambiamenti climatici e garantire anche una maggiore produttività a quelle che sono le eccellenze italiane. Anche qui riuscire ad avere una ricerca organizzata e finalizzata può inserire la Calabria in un contesto di competitività globale. Come Natura Extra si pone come trend union tra i vari attori che compongono la filiera e l'obiettivo è quello di ottimizzare il valore generato tutta la supply chain che ho semplicemente rappresentato con questo schema, anche se di per sé una filiera è molto più complessa, in particolare quella degli officinali forse ha ancora più passaggi che passano sia dai laboratori che da altri attori. Un primo supporto, come ha detto la collega, lo offriamo ai produttori agricoli, sia nella decisione di che tipo di produzione avviare, sia nelle modalità di gestione della prima fase di trasformazione, quindi nell'essiccazione ad esempio delle piante, mentre il nostro core business si concentra più sulla seconda fase, quella della trasformazione dei servizi industriali che comprendono quindi estrazione, liofilizzazione, formulazione e confezionamento. L'ultima fase, non per importanza, è la commercializzazione. Anche noi come nuova azienda abbiamo incontrato delle difficoltà nel raggiungere quelli che erano i target prefissati e per questo abbiamo messo in piedi e continuiamo a coltivare una rete di relazioni che, con numerose aziende che producono e commercializzano prodotti legati al mondo delle piante officinali. Abbiamo anche constatato che il nostro wow tecnico-scientifico unito alle conoscenze di questi nostri ormai partner, conoscenze più legate proprio al campo della commercializzazione, creano un ottimo effetto sinergico, per richiamare anche l'effetto sinergico delle matrici vegetali. Quindi continueremo su questa strada sperando di riuscire ad includere in questo modello quanti più partner possibili. Grazie per l'attenzione. Grazie a voi. Allora, io chiederei per le conclusioni, allora, professor Sazzi se ci vuole raggiungere, poi quando vuole. Dottore Mariano Farina, direttore generale Sveba SRL e direttore commerciale Voss Group, Botanical Farm Group. A lei l'onere e l'onore, insomma, di chiudere una giornata così intensa, quindi in bocca al lupo. Sì. Viva il lupo. Un attimino che mettiamo la presentazione, ho bisogno soltanto della slide. Ecco, a me l'onere e l'onore di chiudere questi interventi. Io sono Mariano Farina, quindi
direttore generale di Sveba. Sveba è un CDMO, quindi Contractor Development Manufacturing Organization. Fa niente, dai, lo facciamo così, non è un problema. No, fa niente. Non fa nulla, intanto. Bene, quindi Contractor Development Manufacturing Organization, che è un'evoluzione, diciamo, del terzista. Noi produciamo integratori alimentari in qualsiasi forma farmaceutica. Benissimo. Basta il logo, e siamo dal 94 in questo mercato. L'azienda è di proprietà della famiglia Salamone e fa parte di un gruppo che complessivamente fattura circa 40 milioni di euro in ambito sempre del benessere, della cura del benessere, partendo dalle coltivazioni arrivando al prodotto finito. Abbiamo diverse aziende. Io gestisco quella che si occupa proprio della produzione di integratori alimentari. Devo dire che devo innanzitutto ringraziare il professor Stati, con il quale auspico di continuare questo tipo di collaborazioni e di farne sempre di più, perché effettivamente la necessità di approfondimenti scientifici e di una maggiore coinvolgimento nella scienza in questo tipo di mercato ritengo anch'io che sia fondamentale. E in particolare in un mercato che sta andando in questa direzione. Le proiezioni mondiali per il 2027, leggevo prima che si vanno intorno ai 250 miliardi di dollari per il mercato degli integratori alimentari a livello globale, e questo ha attirato l'attenzione di molti player che sono fondi private equity private, e quando entrano questi ad investire in questa tipologia di mercato, gli obiettivi e gli indirizzi che hanno sono quelli dell'ottimizzazione dei guadagni, quindi a prescindere da tutti gli altri aspetti. È per questo che riconosco anche alla scienza un ruolo equilibrante all'interno del mercato. Perché più scienza significa maggiore qualità, significa maggiore attenzione al consumatore finale. Questo è fondamentale. Mi trovano d'accordo tutti gli interventi che sono stati fatti prima, in particolare quello del professor Montella, anche se non la considererei una crociata, mi auguro che non sia una crociata nei confronti delle aziende, però una maggiore collaborazione, perché l'obiettivo appunto deve essere quello sempre della tutela e dell'aumento del benessere del consumatore finale. Ecco, questi erano l'intervento che volevo fare. Considerate che noi quotidianamente in azienda abbiamo anche laboratori sia di tecniche farmaceutiche che di microbiologia, e analizziamo quotidianamente sia i nostri prodotti che quelli dei competitor, e non vi nascondo che a volte tutto ciò che viene vantato in molte formulazioni poi effettivamente nel prodotto su alcuni player non si trova, e quindi c'è anche un discorso di quotazione e di mercato che insomma necessita di questi approfondimenti. Quindi finisco facendo un appello, mi auguro proprio che la scienza intervenga sempre di più progressivamente, e che riusciamo a mettere intorno a un tavolo e a collaborare tutti questi player che sono le industrie, le università, i centri di ricerca, le start-up innovative, insomma tutti questi interlocutori, al fine di poter tutelare il consumatore finale. Grazie e buona serata. Grazie a lei, professore Santi, per un saluto così
abbiamo, completiamo i lavori. E più che un saluto è un ringraziamento a quanti sono rimasti finora e ovviamente a tutte le persone che sono intervenute. Quello che volevamo fare era proprio fare uno spaccato, fare un excursus su questo settore, che è un settore che sta prendendo piede, ma che deve necessariamente essere supportato da una realtà che abbia, che sia fondata su delle certezze, certezze che per noi sono certezze scientifiche. Quindi abbiamo visto come evidentemente a partire da come inquadrare un problema dal punto di vista anche medico, a come viene la gestione di questo problema, per esempio dal punto di vista nutrizionale, fino ad arrivare alla diciamo all'innovazione, o meglio all'utilizzo di questi nuovi strumenti che sono appunto i fitoterapici piuttosto che gli integratori. Naturalmente questo ancora una volta valla il, come dire, l'interesse scientifico verso questo settore, perché la relazione della professoressa Toma secondo me è una relazione chiave nella lettura del fatto che molto spesso si dice naturale è sicuro, naturale non fa male, e invece noi sappiamo che quando utilizziamo strumenti che abbiano comunque dei principi attivi, e ci è stato dimostrato che anche nell'alimentazione possiamo andare a modificare parte del nostro DNA, quei gomitoli che si srotolano in un certo modo o quant'altro, allora lì significa che evidentemente l'approccio verso questi nuovi strumenti, che possono essere gli integratori piuttosto che i fitoterapici, piuttosto che i nutraceutici in generale, functional food, oggi si parla moltissimo di functional food, questo deve essere un discorso supportato dalla scienza. Quindi io avallo ancora di più quello che diceva la conclusione del dottor Farina, che questa filiera, perché di filiera necessariamente si deve parlare delle officinali, si leghi sempre di più, e naturalmente l'università, per la sua terza missione e per vocazione, per quanto facciamo noi, è disponibile a farsi carico di un pezzo di questa filiera. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a tutti e buona serata.